Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento, questa seconda parte di questo webinar segmentato appunto in due sessioni, di cui il tema appunto è l'introduzione della metodica del BIM all'interno dei processi di uno studio di progettazione, in particolare all'interno di uno studio di architettura. Facciamo un po' il riassunto della puntata precedente, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto insieme un po' lo scenario, no, in generale, un po' di storia e soprattutto perché si è reso necessario questo passaggio dalla tecnologia di progettazione a vettori alla tecnologia a progettazione ad oggetti con i software 3D. Abbiamo visto come sta cambiando, anzi come ormai possiamo dirlo tranquillamente, come è cambiato il modello di business, soprattutto negli studi di architettura. Abbiamo visto per questo come nell'arco degli ultimi 3-4 anni sono emerse delle nuovissime figure professionali. Abbiamo visto BIM manager, BIM specialist, BIM modeler, BIM coordinator, CDI manager. Con l'ausilio del mio collega, l'architetto Perego, abbiamo visto un interessantissimo tema riguardante appunto il BIM orizzontale, quindi stiamo parlando di paesaggio, urbanizzazione, infrastruttura. Abbiamo visto come oggi sia tranquillamente ci sia la possibilità di poter scaricare ormai le mappe in 3D in tutta Italia. E abbiamo visto quali sono i portali di riferimento in cui si può fare questo e lavorare sopra con la tecnologia. Abbiamo parlato soprattutto di tecnologia che mette a disposizione Autodesk, quindi parlavamo di Civil, soprattutto di InfraWorks e Revit. E abbiamo visto come si può anche quindi, cosa che non si fa mai normalmente, poco si vede di questo, come si può adottare la metodica del BIM anche per chi progetta in ambito di BIM orizzontale. Oggi ci concentreremo invece, abbiamo fatto solamente un passaggio breve la volta scorsa sullo stato dell'arte del mandate sia in Europa e anche in Italia soprattutto. Andremo a vedere quali sono i 3-4 punti importanti su cui impatta il BIM all'interno di uno studio di architettura. Faremo un passaggio sui livelli di dettaglio, un tema fondamentale perché cambia completamente le carte in tavola nella stesura di un progetto. Condividerò con voi uno strumento gratuito che potete utilizzare poi sin da subito per la condivisione dei vostri progetti con l'esterno oppure con altri tecnici che non hanno la stessa piattaforma CAD che utilizzate voi. Poi ci inoltreremo in un percorso fondamentale, cioè l'oggetto BIM. Sappiamo che il 99%, un edificio per il 99% è composto da componenti, da elementi, quindi se, come vedremo poi, se vogliamo che sia parlante l'edificio, lo devono essere per forza anche gli elementi e i componenti che lo compongono. E vedremo che vantaggi offrono gli studi di progettazione i produttori. E soprattutto ce lo racconterà un produttore che è ospite di questa seconda puntata di webinar formativo, che è Suprema Italia, con la partecipazione dell'architetto Massimo Cunegatti, che è qui vicino a me. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Claudio, buongiorno a tutti. Bene, termineremo poi con un passaggio inerente a questo nuovo metodo di composizione e di presentazione del progetto, seguendo un percorso ben preciso ormai utilizzato in tutto il mondo, che si chiama appunto Score. E poi daremo spazio alle consuete domande e risposte che potete scrivere, alle quali noi alla fine del webinar cercheremo di rispondere. Ripeto che questo chi ha partecipato nel corso del tempo alle aule che presiedo sa perfettamente che io non mi focalizzo tanto sull'aspetto tecnico, anche perché quello direi che basta fare una googolata su YouTube, trovate veramente quello che qualsiasi cosa in merito tramite altri appuntamenti che vengono svolti tra webinar, live, eccetera. Quello che cerco di fare io è farvi vedere da una prospettiva diversa questa metodica, e cioè come poi, a fronte di un investimento, capire esattamente come trasformare questa introduzione di metodo farà diventare un'opportunità di business, appunto per lo studio di progettazione. Quindi cercherò
come vi ho detto l'altra volta, di aiutarvi, specialmente nell'ultima parte, a capire come riconoscere il vostro pubblico naturale, qual è il vostro pubblico naturale, è quello che sta cercando qualcosa che voi potete offrire ma che non vi trova. E di conseguenza anche aiutarvi ad individuare tramite gli strumenti digitali quali sono i fattori critici di scelta dei vostri potenziali clienti. E come vi ho detto prima, vi ho anticipato prima, iniziare a capire come strutturare al meglio, sfruttando sempre di più la tecnologia, la vostra wall proposition, quindi la presentazione delle vostre idee, dei vostri progetti. Allora, inciso, BIM obbligatorio in Europa e in Italia. Ecco, mi chiedono molte volte, ma il BIM sarà obbligatorio o è obbligatorio anche per le opere private, residenziali, industriali? No, non lo è stato, non lo è e mai lo sarà. Lo troviamo solamente obbligatorio per quello che riguarda le opere pubbliche, ma il motivo è molto semplice, perché con le opere pubbliche vengono, diciamo, si vengono a utilizzare quelli che sono i soldi dei cittadini, i soldi nostri. Ecco perché una volta che si è capito nel lontano 2013 in UK, che fu la prima a introdurre il BIM, si capì immediatamente che attraverso l'utilizzo di questa metodica si potevano ridurre le spese del 20-30%, è ovvio che poi a cascata tutti i paesi, diciamo, quasi tutti i paesi europei hanno preso esempio e l'hanno man mano introdotto all'interno dei loro stati. Vediamo un po' qual è la situazione in Europa. Vediamo che i paesi nordici, UK, sono stati i primi a partire, hanno già un BIM mandate esecutivo, quindi diciamo che nelle opere pubbliche è quasi per tutto obbligatorio l'utilizzo della metodica, mentre invece poi i paesi più azzurrini, tra cui anche l'Italia, anche questo in questi paesi viene inserito, per esempio in Italia dal 2019, l'obbligo del BIM a scalare rispetto quindi agli altri paesi che sono partiti, diciamo, tutto tondo quasi per tutto, dei paesi azzurrini come Spagna, Francia. Scusate, Spagna, Germania, Italia, quelle azzurre, insomma, si è fatto un processo a scalare e vedremo poi come esempio quello italiano. Nei paesi come la Francia, invece, è stato fatto un processo un pochettino diverso, nel senso in cui è stato fatto un piano che in alcune regioni la Francia è già esecutivo, in altre non lo è ancora. Quelli rossi invece proprio ancora, diciamo, non hanno ancora pianificato l'introduzione dell'obbligo del BIM all'interno, diciamo, della progettazione delle opere pubbliche. Ma ancora prima di vedere un pochino più nel dettaglio il BIM mandate italiano, vediamo soprattutto per chi lavora con l'estero qual è l'impronta delle piattaforme CAD che vengono utilizzate. Bene, quelle che sono in rosso sono gli stati in cui è prevalente l'utilizzo di Revit, tanto per intenderci, quindi di Collection per la progettazione architettonica di Autodesk, stiamo parlando. Quelli azzurri invece predomina l'utilizzo di Archicad. Quelli, diciamo, invece di colore verde sono stati in cui viene utilizzato 50-50 entrambe le piattaforme. Io vi ricordo che i software compliance BIM o BIM Ready, che portano con sé la certificazione per poter lavorare con la metodica BIM come strumento, sono 4 o 5. I più importanti sono Revit, di Autodesk, Allplan, Archicad, MicroStation, quindi Bentley, e poi abbiamo anche dei software verticali, per esempio per gli impianti, mi viene in mente MC4 se non MCCAD, ma sono comunque piattaforme per la progettazione un pochino più verticale, dedicata alla disciplina molto dettagliata, cioè, quindi parliamo di software che per esempio sono dedicati al calcolo strutturale, oppure software per il calcolo MIP, quindi dell'impiantistica, quelli di cui vi dicevo appunto prima. In Italia cosa è successo? Innanzitutto nel 2019 viene introdotto il decreto, il cosiddetto decreto Varatono, che impone appunto l'inizio dell'obbligo del BIM su opere maggiori o uguali a 100 milioni di euro, e poi si scala nel 2020
maggiore o uguale a 50 milioni, nel 2021 15 milioni, che poi causa Covid viene riproposto l'obbligo uguale, identico al 2020 anche nel 2020, nel 2021 anche nel 2022. Oggi siamo al 1 gennaio 2023, per noi che lavoriamo, diciamo, nel mondo del software è già, diciamo che il 1 gennaio 2023 è già passato. Ma perché è già passato? Perché contate che in uno studio strutturato di 20-30 posti di lavoro ci si mette anche 6 mesi per introdurre il BIM, quindi quelli che volevano partire pronti, tagliando il traguardo del 1 gennaio, sono partiti in realtà già questa primavera nell'introduzione del BIM all'interno dei loro processi. E poi si passerà nel 2025, quindi scusate, 1 gennaio 2023, maggiore 1 milione, 5 milioni, e poi 1 milione nel 2025. Quindi 5 milioni e 35 è l'ultima scadenza. Stiamo parlando praticamente del 70% al lato importo delle opere che vengono svolte in Italia. Quindi diciamo che ormai siamo, da questo punto di vista, siamo partiti. Quali sono quindi gli adempimenti sia per le stazioni appaltanti, ma anche per gli studi di progettazione? Molti pensano che introdurre il BIM significa acquistare un software 3D che può essere Revit, Archicad, Allplan, fare un piano di formazione sull'utilizzo del software stesso e dotarsi di tutti gli strumenti hardware sul quale fai funzionare poi questi software qua. Bene, vi posso dire tranquillamente che il piano di formazione personale e l'acquisizione di software e hardware cuba per un 30% di impatto, sia a livello economico che a livello temporale. Quello che incide di più, che molti non sanno, è la range, quello che prevede il BIM, come lo mettiamo al punto C, ma in realtà è al primo punto, è la reingegnerizzazione globale dei processi aziendali. Questo non significa smontare tutto e entrare in uno studio di progettazione e partire da zero, ci mancherebbe altro, ma si tratta solamente di arricchire, trasformare e utilizzare gli strumenti in maniera diversa rispetto al passato, e soprattutto definire, attraverso le logiche che il BIM impone, chi fa cosa, in che maniera lo fa e soprattutto qual è il modo di condividere. Queste sono le quattro regole principali per un processo di reingegnerizzazione per chi vuole introdurre il BIM. Naturalmente, di grande importanza è anche, si inizia a pensare anche dove andare poi a depositare, per rendere poi fruibili a tutta la filiera autorizzata tutte le informazioni di progetto. Ve l'ho detto l'altra volta, ha un acronimo ben preciso, l'ambiente di lavoro che viene a generarsi, che si chiama in Italia CIDAD, oppure CDI a livello internazionale, che è il Common Data Environment. Cioè una piattaforma, normalmente una piattaforma cloud, che diciamo viene utilizzata attraverso l'introduzione di software dedicati. Per esempio, Autodesk propone Docs come piattaforma, diciamo, di generazione e di configurazione di un ambiente di lavoro. E normalmente, come ho detto prima, è una piattaforma che è cloud, cioè per essere accessibile a tutti non può di certo risiedere su un server interno, a meno che tutti gli attori che partecipano alla commessa lavorino tutti all'interno studio di progettazione. Ma in Italia, rispetto per esempio alla Francia, questo non ha ancora una percentuale molto alta. Capita davvero spesso che i protagonisti, gli attori di una commessa, possono essere magari lo studio di architettura a Milano, lo studio di ingegneria a Roma, e magari lo studio strutturale magari addirittura in un altro stato. Bene, allora ecco che la CIDAD, il Common Data Environment, l'ambiente di lavoro, viene comunque reso residente su una piattaforma cloud. Oggi ormai disponibili ce ne sono davvero tante, a partire da quelle di Amazon. Naturalmente, la maggior parte dei casi si richiede anche una condivisione dati OpenBIM. Cioè, OpenBIM cosa significa? Che purtroppo, come vi ho detto prima, non tutti usano lo stesso software, no? Specialmente, come vedremo poi, in ottica di Workshare o di WorkSet. Quindi cosa succede? Succede che all'interno di un progetto BIM, specialmente nelle opere pubbliche, deve essere data la possibilità a chiunque usi varie tipologie di software di poter leggere il modello che viene generato. E qui poi si apre il concetto e il
il pensiero rivolto appunto al file interoperativo, appunto che è l'IFC che vedremo poi e analizzeremo durante questo webinar qua. Allora, viene da sé che molti non sanno che non viene mai dato un incarico con l'obbligo dell'utilizzo del metodo BIM così a caso, ma viene sempre dato riferito a una norma che può essere norma italiana, e stiamo parlando della UNI 11337, oppure la norma internazionale che è la ISO 19650. Diciamo che in Italia per le opere pubbliche ormai si usa quasi sempre la 11337, mentre invece per quello che riguarda progetti nazionali, privati, residenziali, industriali, sia italiani che esteri, diciamo che la norma di riferimento che viene richiesta nella metodica è la ISO 19650. Quindi faccio un esempio. Non viene chiesto allo studio di architettura di andarsi su Amazon da qualche altra parte e acquistare la UNI o la ISO. Normalmente si affidano a noi quando ci chiamano per aiutarli nell'introduzione al BIM, dove noi li andiamo a condividere con lo studio di progettazione solo i temi più importanti e quelli che esattamente cadono sul modus operandi della struttura. Quindi uno può, per carità, può anche leggersi tutta la norma, ma non conviene perché perde solo del gran tempo. Quindi andare diretti sui temi e sui capitoli che sono importanti. Se per esempio uno studio è più orientato sulle opere pubbliche, si andrà ad analizzare alcuni capitoli della UNI, oppure per quello che riguarda tutto il resto, magari la ISO 19650. Si inizia un po' ad avere dimestichezza anche con molti acronimi, qua ne metto solo alcuni, non è importante conoscerli tutti, il LOD sicuramente, il Level of Detail, che sono ormai i tasselli che vanno ad indicare praticamente in che fase temporale del progetto io mi ritrovo, quindi vedremo un esempio. Abbiamo visto la volta scorsa il BIM Execution Plan, sia pre-contract che post-contract, praticamente sono i documenti che vengono rilasciati dai potenziali candidati a una gara con un LOD molto basso per il pre-contract, mentre poi quando viene affidata la gara diventa un BIM Execution Plan post-contract, dove viene l'inizio dell'esecuzione del progetto stesso. Abbiamo visto la CIDAT, il Comodat Ibitre e tanti altri che ne scopriremo durante questo appuntamento. Per curiosità, sapere la concentrazione geografica dell'anno scorso delle commesse BIM, l'esempio ci viene dato appunto dalla cartina italiana, dove praticamente la maggior parte delle opere BIM, sia pubbliche che private, viene sviluppata nel centro e al centro-nord e al nord, declinata nelle percentuali che vedete a destra: 35% quindi edilizia sanitaria, 15% infrastrutture, edifici pubblici siamo al 10%, uffici 25%, residenze 15%. Mi chiedono quant'è oggi la percentuale di adoption del BIM in Italia. Siamo intorno tra il 39 e il 41 e il 41%. Considerate che però per quello che riguarda invece l'utilizzo di strumenti 3D, ok, che non 3D non significa che sia BIM, ma 3D comunque è il 3D, lavora comunque progettare ad oggetti, siamo oltre l'85%. Diciamo che noi come Autodesk fino a 10 anni fa l'80% del business era generato dalla vendita di AutoCAD, oggi è diventato il 15-20%, quindi non lo utilizza praticamente quasi più nessuno, se non per magari andare ad abbellire la messa in tavola, se non magari fare progettazione di catasto o quant'altro. Diciamo che una licenza di AutoCAD le dice sempre in uno studio, ma serve più che altro per fare queste cose qua, oppure lo usano come hub per condividere progetti con chi in 2D non ha piattaforme proprietarie. È vero che quindi nasce l'obbligo per quello che riguarda le opere pubbliche, ma come vediamo, si vede poco, ma ve la spiego io questa slide. Vediamo come già nel 2016, qua siamo in un risanamento di una scuola elementare a Milano su un importo di 12 milioni, quindi qua non esisteva nemmeno l'obbligo del BIM. Si vede come la stazione appaltante dice: benissimo, guarda, tu me la puoi, io non ti posso obbligare a darmi indietro il progetto in BIM o in 3D, però sappi che se me lo dai con AutoCAD, il valore per quello che riguarda
i termini di punteggio è uguale a zero, mentre invece se me lo dai come io te lo sto richiedendo in BIB, il valore che ti do poi varia dal 6 all'8. Fate conto che ormai questa cosa qua, anche su importi più bassi di quelli che richiede il mandate, viene svolto abitualmente dalla maggior parte delle stazioni appaltanti. Un caso lo vediamo qui, questo è un general contractor che sicuramente conoscerete, che del Veneto, che come vedete nel primo capitolo propone, anzi, propone, incoraggia, in alcuni casi obbliga, l'utilizzo della metodica BIM all'interno della progettazione, diciamo, di quello che hanno in mente di fare. Qua siamo nel MIP orizzontale, quindi stiamo parlando di impiantistica esterna agli edifici. Un consiglio che vi posso dare per chi ha voglia, non so se qualcuno ci è mai passato qua sopra, è uno dei più importanti portali BIM in Italia, che propone, freccia rossa, l'elenco delle gare di opere pubbliche in cui viene richiesto l'utilizzo, l'obbligatorietà del BIM. Per chi vuole, poi nella freccia verde può cliccare sopra, trova tutti gli oggetti BIM dei produttori disponibili e fruibili gratuitamente. Cosa possiamo vedere all'interno delle gare BIM? Vediamo tutte le gare BIM. E qua posso scorrere veramente, se avete voglia di andarci a fare un giro, troverete questo tipo di dashboard dove vedete quali sono e su che importi le gare BIM per opere pubbliche che oggi sono rilasciate in Italia. Quelle che vedete in verdino sono state assegnate, quindi trovate anche chi è la stazione appaltante, scusate, l'impresa che l'ha appaltato, gli studi di progettazione che hanno preso l'incarico. Come vedete, sono importi che nulla hanno a che vedere col BIM mandate, però diciamo, è un'informazione in più per dirvi che anche per importi nettamente inferiori al BIM mandate, comunque il processo digitale è partito assolutamente. Quindi chi vuole BIM portale, se non mi ricordo, se è bimportale.it o .com, comunque uno dei due lo è sicuramente. Vi ricordo che dal 2014 comunque la Comunità Europea finanzia progetti se ed esclusivamente vengono progettati e quindi realizzati secondo la metodica BIM. Ne volete un esempio? È il Lirico di Milano. Il Lirico di Milano sono stati dati, mi sembra di ricordare, 18 milioni di euro, ma la condizione sine qua non era quella che poi il progetto venisse realizzato assolutamente con tecnologia digitale, quindi in BIM. Andiamo un attimo a vedere come impatta però la metodica sulle varie discipline. Oggi naturalmente ci concentreremo esclusivamente sugli studi di architettura, ma mi fa piacere anche condividere con voi, farvi vedere nelle varie discipline qual è la tipologia di impatto. Vedete che negli studi di architettura diciamo che il BIM impatta per il 90% sulla progettazione, come giusto che sia, mentre invece un 10% sull'aspetto commerciale e sulla cantierizzazione quasi nulla. Ci spostiamo poi negli studi di ingegneria dove inizia a diminuire la parte relativa al progetto, aumenta di più la parte, diciamo, commerciale, proprio per il fatto che sono i primi attori che sono, diciamo, che fanno un po' da general contractor nella gestione appunto delle gare sia per opere pubbliche che private, e vediamo che c'è un primo scambio di informazioni con quelle che sono le imprese. Le imprese naturalmente invece il modello BIM generato dalle due discipline sopra viene assolutamente utilizzato per la generazione di tutte le attività cantieristiche tramite le VBS, che appunto la generazione delle attività che oggi mi mette a disposizione il software attraverso lo scompattamento del modello BIM. E anche qua la parte commerciale è diciamo, la percentuale importante della progettazione meno. Metto anche il produttore perché impatta anche sul produttore e non da poco il BIM, dove la parte che impatta di più è la parte commerciale. Cioè oggi cosa sono chiamati i produttori? Sono chiamati a fornire gli studi, ad aiutare gli studi di progettazione a cavalcare questa metodica. E senza l'aiuto del produttore, noi, visto che i software non contengono assolutamente alcun oggetto realmente reperibile sul mercato, i produttori
offrono dei grandissimi vantaggi. Poi Soprema ce ne fruirà alcuni esempi. Quindi cosa diventa? Diventa praticamente una dislocazione dell'area commerciale suddivisa in due, una che continua a fare il lavoro che faceva prima, cioè con dei venditori che vendono ai rivenditori oppure con quei distributori, ma poi nascono queste nuove figure di advisor o prompter che hanno il compito di confrontarsi e aiutare i studi di progettazione che in questo momento stanno pensando di usare i loro componenti. Naturalmente impatta anche sulla progettazione e anche sul controllo di tutto il materiale fornito ai delivery sulla parte di cantierizzazione. Cerchiamo di capire allora che cosa cambia, quali sono gli errori da evitare e cosa possiamo fare come esempi in base appunto alle esperienze che abbiamo maturato sin d'ora. Allora, per l'ufficio di progettazione è, come dicevo prima, l'impatto più importante. Si tratta del core business aziendale, quindi per cui massima, come posso dirvi, massima non concentrazione, sì, massima concentrazione nel ridisegnare il processo all'interno dell'ufficio tecnico. Per l'ufficio di commerciale cambiano parecchie cose, perché cambia, come vedremo più avanti, il modo di presentarsi al cliente. Ricordiamoci che i nostri clienti sono come noi stessi, siamo diventati molto più esigenti. E quindi, se noi siamo chiamati a cambiare il nostro modello di business, non solo lo studio di progettazione in ingegneria, ma anche il produttore stesso, è perché è cambiato anche il modo di acquistare, è cambiato il modo di scegliere, con un occhio rilevante non più solo all'estetica, non più solo al prezzo, non solo alla qualità, ma soprattutto alla sostenibilità. Cioè, oggi mi interessa più di tutto sapere quanto mi costerà nel tempo. I costi fissi sono una cosa che, specialmente in un periodo come questo, per quello che riguarda l'energia elettrica, ma anche no, sono i punti che ormai i nostri potenziali clienti sono più diretti nell'analizzarlo, sono molto più accorti. Quindi noi non possiamo pensare di presentarci a loro con strumenti che utilizzavamo 10 anni fa. Perché, come vi ho detto prima, nel frattempo il mondo è cambiato e rischieremmo veramente di avere la consapevolezza di essere perfettamente equipaggiati, ma 2 punti a capo per un mondo che non esiste più. Quali sono gli errori da evitare? Uso Revit, uso Archicad, lavoro in 3D e quindi sto facendo il BIM. No, c'entra proprio niente. Il software è uno strumento del metodo. Beh, come vi ho detto prima, quello che conta è la rigenerazione di processo, cioè adeguare il processo internamente con le persone, con le aree di lavoro, con le aree di sviluppo, ognuno chi fa cosa, soprattutto come si condivide. Quindi pensare di lavorare in Revit con Archicad e dire io faccio il BIM non è assolutamente così. Non si ragiona più per tavole, ma si lavora per livelli di dettaglio, di load. Quindi man mano io aumento il livello di dettaglio del progetto che sto facendo, più mi avvicino alla fine dello stesso. Vediamo che con il BIM, con l'introduzione del metodo, si coinvolge, si dà la possibilità di coinvolgere immediatamente il cliente, ed è quello che il cliente vuole, non a fine del progetto, ma soprattutto iniziare a comunicare, a condividere con i vari produttori, tenendo conto appunto dell'aspetto digitale. Cioè, qual è la grande differenza? La differenza è che prima il produttore ti presentava il proprio catalogo prodotti su un PDF o su un sito web e io facevo tutte le valutazioni del caso. Oggi succede lo stesso, ma il produttore dà la possibilità allo studio di ingegneria, allo studio di progettazione, di provarlo, quindi di provarlo attraverso l'utilizzo del digital twin, del gemello digitale, ergo dell'oggetto BIM. Molti dicono sì, faccio un investimento sul BIM, ma poi utilizzerò questa metodica solo per alcune commesse. Quale sbaglio? Ma mi ricordo moltissimi anni fa, quando proponevamo nel 1990, quindi Mesozoico, tanto per intenderci, l'utilizzo di AutoCAD e suggerivamo di mettere il tendine fuori cantina. Non vi dico le titubanze, no? Perché no, assolutamente. A parte che c'era già una forma di terrore per il verso dal computer, però insomma lo guardavano con un occhio veramente, specialmente gli architetti, perché dicevano giustamente che il tecnigrafo è molto più caldo, quello che ti trasmette un'emozione, una clottata, non trasmette assolutamente niente.
è vero, ma poi vediamo che queste plottate si sono trasformate in fotorealismo, si sono rivelate in video rendering e tante altre cose molto più emozionanti e molto immersive di quello che può rilasciare la china. Quindi dicevano uso, compro auto solo per certe commesse, no, poi alla fine l'hanno comprato per tutti e la stessa cosa vale adesso, anche perché, ripeto, l'introduzione del BIM è una missione aziendale a 360 gradi. Quindi non è, diciamo così, destinata a un unico reparto, solo così può funzionare, dando la visione a tutti coloro che ne partecipano del valore che viene determinato utilizzando appunto questa metodica qua. Ecco, poi mi dicono, ma io faccio anche il BIM, ma nessuno me lo paga. È vero, non è che io, se ho, dico al mio potenziale cliente, guarda, però ti do tutto il progetto sviluppato in BIM, costa di più, ecco, non funziona così. Oggi è, te lo do in BIM per poter prendere determinati lavori, se no manco li vedo questi lavori qua. Quindi, così, poi noi eravamo campioni, no, fino a un po' di tempo fa, di andare a fare il progetto con AutoCAD, no, con il tecnico elettronico, e poi ricostruire in 3D con 3D Studio Max, o con Rhinocero, quello che volete voi, in 3D lo ricostruivo solo per fare il rendering. Ma come? Allora, meglio forse farlo in 3D dall'inizio, di modo che non solo ci faccio il rendering, ma poi lo utilizzo tutto per gli scopi che vengono generati attraverso la progettazione. Quindi oggi, tramite il modello digitale, il digital twin, l'edificio, io sono in grado di snellire le attività di condivisione di tutti i dati. Qua ne vedo un esempio. Guarda, adesso queste sono alcune di tipologie di file che vengono esportati dagli attori, dai tecnici della filiera, tra di loro e anche verso l'esterno. Immaginatevi prima cosa succedeva. Oggi è il modello che ci regala qualsiasi tipo di informazione on demand, anytime, anywhere, cioè ovunque io sia, posso accedere e scaricarmi la tipologia di estensione di file che mi interessa dal PDF, al DVG, a un RWT, a un IFC, in qualsiasi momento senza chiedere niente a nessuno. E questa è la prima tappa di snellimento del processo di progettazione che il BIM mi offre come maggior vantaggio. Quindi cosa cambia? Che dal metodo classico non si misurava, come dicevo prima, la tempistica, la durata di un progetto secondo delle tavole che venivano sviluppate. Oggi invece si misura attraverso il livello di dettaglio che viene ottenuto nelle varie di processo. Quindi non si spediscono più FedEx, Traco, i famosi rotoloni, ma oggi si condivide attraverso queste piattaforme l'edificio virtuale con tutte le informazioni connesse. Considerate che già spedire un Dropbox, un Google Drive è già qualcosa di vecchio, perché dal momento che io te lo spedisco, tu lo apri, io sto andando avanti a lavorare, quindi quello che tu ti ritrovi è qualcosa comunque di già, molto probabilmente già variato. Quindi lavorare in diretta, come dicevo prima, tramite le tecnologie di cloud, mi dà la possibilità davvero di accedere all'informazione che sono certo che è aggiornata al minuto e aggiornata alla data. Vi dicevo prima che il rapporto con il cliente cambia, il metodo classico, la maggior parte delle volte mi ricordo che si iniziava a fare il progetto, no, anche se era un esame di fattibilità, e poi pian piano lo si condivideva con il cliente facendogli vedere le famose tavole a tre, eccetera. Non è più così. Oggi la tecnologia mi consente di condividere l'idea, anche con delle masse volumetriche con il cliente, e condividere con lui e cercare di capire sin da subito se sono stato bravo a entrare in quelli che sono i desideri, gli obiettivi del cliente. Questo non vale solamente per il cliente, ma vedremo come diventa importante anche nella collaborazione con i produttori. Quindi, facendo un rapido riassunto, vediamo che i vantaggi a medio e lungo termine che abbiamo nell'adozione del BIM: abbiamo un 40% in meno di cambiamenti imprevisti dei progetti, perché li vediamo subito. Abbiamo una riduzione di tempo dell'80% generale, una stima dei costi, questo è davvero di importanza strategica. Abbiamo un'accuratezza dei costi molto, molto vicina, più vicina alla realtà, un risparmio del 10% del valore del contratto ottenuto, evidenziando le incoerenze e i conflitti di progetto prima della costruzione e restante. Per dire che cosa? Che anche poi nel mondo del real estate, le informazioni che vengono lasciate da una progettazione fatta col BIM sono molto più accurate, le consentono di prendere delle decisioni importanti. Io avrei scritto 0, qua invece 7, perché è una statistica che viene stata fatta dal Politecnico di Milano, ma se mi chiedono, ma ci metto di meno io a progettare in BIM, in 3D, no, ci metto anche di più. Però se fatto 100 diciamo
diciamo, il tempo di realizzo di un progetto. Sappiamo che il 30% è dedicato all'ideazione, ma il 70% è dedicato alla gestione del progetto, quindi allo sviluppo delle tavole, variazioni, eccetera, eccetera. Bene, se ci metto lo stesso tempo, o anche di più, nell'ideazione in 3D, perché io devo tenere presente della terza dimensione man mano progetto, nella stesura diciamo, della gestione del progetto, abbiamo, come vi ho fatto vedere l'altra volta, abbiamo un abbattimento, no, enorme, cioè io quando inizio a fare dei prospetti, sezioni, dettagli costruttivi e quant'altro, io li devo ridisegnarli tutti, ma soprattutto anche tutte le modifiche che faccio sulla pianta, devo rifarle a mano con AutoCAD su tutte le tavole. Succede che invece col modello 3D io basta che tagli a fette praticamente il modello come una fetta di salame e automaticamente lui mi genera le sezioni, i prospetti. Ma è una cosa che questo sanno tutti, ma non solo quando vado a fare una modifica sulla pianta, io la modifica me la ritrovo in automatico, ossia su tutte le tavole. Questa è una riduzione enorme, è stato il primo, diciamo, messaggio che è arrivato, l'intuizione che hanno avuto i studi di progettazione 10 anni fa, quando videro i primi software a tecnologia oggetti. Abbiamo introdotto il NOD, no? Sia nella normativa, abbiamo introdotto il Miacron, andiamo a vedere esattamente di che cosa si tratta. I LOD fanno parte delle varie normative. A sinistra, in rosso, abbiamo la normativa UK, a destra, ABCD, abbiamo la normativa italiana. Sono i livelli di dettaglio che vengono utilizzati a seconda della fase in cui mi trovo del progetto. Quindi se sono in una fase preliminare, utilizzerò, se sono sotto normativa ISO 100, 200, 300, se sono normativa UNI A, B, C, se sono nel progetto definitivo inizierò ad aumentare il dettaglio, quindi passerò all'OD DO 350, nell'esecutivo un E o 400 e poi abbiamo le sbuilt e anche il facility management che andiamo dall'FIG 500, 550, ma che vengono utilizzati veramente poco, ecco, questa tipologia, anche perché andiamo veramente, non ti dico nella rappresentazione delle minuterie, ma quasi. Pertanto diciamo che la maggior parte dei progetti che vengono richiesti partono dalla scala 100, arrivano a 400 oppure alla E. Ma dice, ho capito, ma qual è la rappresentazione grafica alla fine? Ce lo narra, ce lo racconta nei dettagli, la varie capitoli di normativa. Questa è la normativa UNI per chi acquisterà poi, se vuole, i vari capitoli di normativa, troverà anche tavole come queste esemplificative di cosa significa diciamo, progettare con un LOD basso, LOD A, cosa significa progettare in fase esecutiva con un LOD E. Cambiano sia la rappresentazione grafica dell'oggetto o dell'edificio, così come cambia anche quindi tutti i metadati che lo compongono. Addirittura vedete che nel LOD A a malapena non si vede nemmeno il foro porta, no? E man mano cresce, man mano cresce. Perché questa cosa? Perché è inutile che io magari in fase di ideazione del progetto o comunque nella fase preliminare in cui magari non ho ancora preso l'incarico, debba andare a sviluppare un dettaglio altissimo del progetto del quale appunto non ho preso, come dicevo prima, ancora l'incarico. I LOD ti aiutano in questa direzione qua. Quindi questa per esempio è una rappresentazione di LOD secondo normativa 11.337 della parte diciamo dei serramenti. Questa è una rappresentazione invece per quello che riguarda le partizioni verticali con relative segmentazione muraria, quindi dal cappotto, mattoni, laterizio, calcestruzzo, eccetera. Questa per esempio è una rappresentazione di una caldaia, addirittura non lo dà, ma cioè, non viene nemmeno presa in considerazione, tanto per intenderci. E quindi questo ci aiuta poi nella fase di realizzazione. Nelle varie fasi di progetto in cui impatta il BIM, sviluppare un progetto che non sia all'inizio pesante tanto quanto lo possa essere un definitivo. Quindi considerate che anche gli oggetti BIM che mettono a disposizione i vari produttori tengono presente assolutamente del level of detail e vi danno la possibilità proprio di scaricarle a seconda praticamente di quello che voi avete necessità. Abbiamo detto che impatta quindi sulle. La fase, diciamo, più il processo più importante dell'impatto del BIM avviene essenzialmente su quattro fasi: la progettazione, quindi il rilascio della documentazione, l'analisi, la visualizzazione e la condivisione, quindi il coordinamento multidisciplinare. La scelta della componentistica, come ho visto l'altra volta, viene fatta a partire proprio dall'ideazione del progetto fino alla condivisione dei dati stessi. Bene.
come avviene? Qualcuno di voi ne avrà sentito parlare, parliamo di sharing, ma soprattutto di work sharing, workshare, è il momento, è il punto cardine di un processo, cioè là dove le varie discipline, okay, si confrontano e vanno a verificare quali possono essere, per esempio, le interferenze, se diciamo, a livello prestazionale sta andando nella direzione auspicata, insomma, e tante altre cose. Diciamo, come avviene questo workshop? Questo workshop avviene attraverso diciamo, la sovrapposizione, come se fossero tre lucidi, dei tre modelli, delle tre discipline, quindi il modello dell'involucro, stiamo parlando del modello architetturale, modello impiantistico e modello strutturale, e si inizia a fare delle valutazioni. Fate conto che in questo momento, in questa fase, quando si fanno queste valutazioni, che poi andremo più nel dettaglio a vedere che cosa sono, non si possono fare alcune modifiche, si prendono appunti e sarà poi il famoso homework che viene sviluppato fino al prossimo appuntamento di workshop. Fate conto che in un processo di un edificio, normalmente il workshop viene sviluppato anche una barra due volte alla settimana e viene fatto o inside, indoor, se tutti i tecnici che partecipano alla commessa sono interni all'azienda, oppure viene fatto con quelle piattaforme cloud di cui vi parlavo prima. Quindi il protagonista è il modello principale, okay, dove attraverso la sovrapposizione di questi modelli vengono fatte le varie tipologie di analisi per poi andare a definire tutto il compito che viene reso necessario sviluppare per l'appuntamento successivo per verificare appunto se poi le cose che si sono dette sono state messe a terra e quindi entrano nel progetto. Quali sono quindi le attività? Beh, sicuramente in fase di workshop io posso fare subito un'analisi prestazionale, verificare esattamente le criticità facciata su facciata, verificare secondo l'irradiazione al suolo o sulle partizioni orizzontali, verificare come l'ombreggiatura attiva e passiva e le radiazioni incide e andrei a verificare se, avendo poi utilizzato quel tipo di materiale, io vado a guadagnare in termini di prestazione. Ricordiamoci sempre, come dicevo prima, che l'obiettivo principale del cliente oggi è avere il massimo comfort all'interno del nostro edificio, cioè diciamo, stare bene senza schiacciare in continuazione quel bottone maledetto di interruttore di energia elettrica oppure di raffrescamento oppure di riscaldamento. Un'altra delle azioni che vengono fatte è il famoso flash detection, cioè si va a verificare se ci sono delle interferenze, se l'impianto idraulico, per esempio, per vedere se mi ritrovo un tubo che entra in un pilastro o un tubo troppo vicino a una connessione, insomma, tutti errori che normalmente noi ci ritroviamo in cantiere con dei costi che sono ormai non più proponibili. Oggi la tecnologia attraverso il flash mi dà la possibilità di verificare uno a uno tutte le interferenze che io posso avere. Ora immaginatevi i reticoli di muri con pilastri, la visione in 2D non mi darà mai, mai, mai la visione delle interferenze. Il BIM tramite questa tecnologia invece non solo mi accende con un colore diverso laddove c'è un'interferenza, ma come vedete mi fa anche la lista. E poi si verifica man mano se durante gli altri workshop se questo accade oppure no. Un altro esempio ce lo pone l'analisi strutturale. Anche questa viene sviluppata in termini di workshop o workshare, cioè si verifica esattamente se a seconda delle densità dei calcestruti, densità di questo, di quell'altro, come è stato posizionato, eccetera, diciamo, va incontro a quelle che sono in questo caso non tanto i desideri del cliente, ma soprattutto le normative. E qua ci sono dei software ben specialistici, ben definiti, che fanno molto bene questo lavoro. Vi ricordo che poi il work sharing viene fatto di norma con il modello IFSC, perché queste tre discipline è raro che si ritrovano a utilizzare lo stesso tipologia di software, quindi utilizzare il software attivo. Quindi il modello che viene utilizzato, visto che non si deve andare a fare alcuna modifica in quel momento lì, è assolutamente il modello interoperabile IFC. Entro in Google un attimo, perché vi avevo promesso che vi avrei condiviso uno strumento molto semplice, ma che pochi conoscono, per scambiare e condividere i vostri progetti con terze parti che non hanno Revit, ma l'importante è che abbiano, per esempio, Chrome. Allora, andiamo nella parte di Chrome. Ok.
Allora, il sito si chiama viewer.autodesk.com, lo vedete qua in alto. Okay. Basta iscriversi, una volta che ci si è iscritti gratuitamente si accede, come sto facendo io. Perfetto. Io a questo punto che cosa ho possibilità di fare? Posso andare a, con un drag and drop, andare a caricare direttamente, per esempio, un progetto sviluppato con Revit, oppure anche una famiglia. Una volta che l'ho caricato, io lo apro, come sto facendo in questo momento. Adesso ci metterà un attimo, vediamo se lo fa. Ok, quindi non sto usando assolutamente Revit, ma sto usando un, diciamo, un potente visualizzatore su Chrome. Eccolo qua, lo vedete, io posso tranquillamente quindi andare a vedere il mio progetto, posso fare delle misure, posso sezionarlo, posso fare delle annotazioni, posso fare delle revisioni, no? Posso veramente fare di tutto. Ok, posso andarlo, naturalmente non posso ovviamente modificarlo, posso andare a fare delle sezioni e mi dà veramente la possibilità, guardiamo se riesco a uscire dalla parte, diciamo, di... vediamo un po', ecco, posso mettere magari dei testi, no? Che condivido con chi? Lo condivido col mio interlocutore. Col mio interlocutore io posso condividere questo indirizzo, ok? Lui apre Chrome, si iscrive anche lui e lui insieme a voi può vedere esattamente quello che vi sto facendo vedere io in tempo reale. È veramente molto potente. Adesso vediamo se riesco a tornare indietro a vedere. Ok, rivederlo, volevo farvi giusto vedere una cosa molto importante. Io posso non solo condividere il modello, misurarlo, ruotarlo, sezionarlo, per esempio, non se mi riesce di fare una cosa al volo, vedete che io posso, in questo caso, sto facendo una sezione orizzontale, poi posso avvicinarmi veramente più che posso io al modello stesso. E vedere tutti e condividere i particolari dettagli di quello che sto facendo vedere. Questo lo posso fare sull'asse Y, Z, asse e X, Y, Z. Torniamo a bomba. Io poi posso condividere anche che cosa? Posso condividere anche la messa in tavola. Questa non l'ha disegnata così e poi l'ha caricata, ma no, è proprio la rappresentazione, come dicevo la volta scorsa, dell'oggetto 3D in pianta. Così come posso anche andare nel dettaglio, anche nel visualizzare la parte di sezione. Quindi vedete che è il grande vantaggio. Il vantaggio qual è quindi? Il vantaggio che io posso condividere, che diciamo che è la parola d'ordine, no? Anche col cliente, ma certamente anche con il cliente, ma perché no? Chrome ce l'ha anche lui, ma soprattutto anche con altri componenti della filiera che, per esempio, non hanno davvero, provatelo, rimarrete veramente sbalorditi dalle potenzialità che ha. Ripeto, non mi dà la possibilità di andare giustamente a modificare nulla, però mi tiene conto appunto delle revisioni. Bene, torniamo a noi. Perfetto. Come dicevo prima, è un edificio virtuale, quindi un digital twin, è parlante solo se gli elementi che lo compongono lo sono altrettanto. Cioè io non posso pensare di progettare un edificio in maniera digitale o virtuale se non utilizzo la componentistica. Perché la componentistica è virtuale? Perché il 99% dei materiali e dei componenti fanno parte dell'edificio. No? Voi entrate qualsiasi cosa, facendo una rotazione del capo su 360 gradi, ma anche in mezzo alla strada, cioè tutto quello che vedete, lato edificio, urbanizzazione, eccetera, vuol dire che è stato prodotto da un'azienda manifatturiera e in questo caso prodotto, ma anche rilasciato a livello digitale, ed è il grande vantaggio che andremo poi adesso a vedere con la Suprema. E ci inoltriamo nel concetto dell'oggetto BIM. Cos'è l'oggetto BIM? L'oggetto BIM è la componente, l'elemento che non è altro che la somma della parte grafica del modello 3D, che può essere parametrico oppure anche no, dipende se è un tavolo o occorre che lo sia, con all'interno tutti i dati di scheda tecnica. La somma di questi due aspetti è l'oggetto BIM.
All'interno dell'oggetto BIM noi possiamo trovare parecchie identificazioni di scheda tecnica, ma c'è la stessa Soprema poi ci spiega esattamente all'interno dei propri oggetti BIM quali oggetti sono attivi e quali passivi e che concorrono eventualmente al calcolo di trasmittanza, per esempio, dell'edificio stesso. Allora, come dicevo prima, a destra trovate quelli che sono i software BIM a parte di Studio Max, che è una add-on della collection di auto, adesso per fare B, però andiamo a dargli un po' nome o cognome a questi file che vengono utilizzati. Quelli, diciamo che rilascia ready, ci sono tre tipologie, RVT e RTFA. RVT e RTFA sono file di progetto, quelli che normalmente vengono utilizzati dal progettista che inizia a fare un progetto che poi lo salverà con quell'estensione. L'RFA è invece il file di famiglia, la finestra, il serramento, la lighting, la luce, sono tutti file di famiglia. Poi c'è il modello IFC, che l'abbiamo già parlato di che cosa si tratta, il DVG che è quello di AutoCAD, l'XF che è il file interoperabile di 2D che viene proprio letto a tutti i file 2D e poi abbiamo l'NVVD che è il file estensione di Outline e il PLA di Archicad. Quindi queste sono le estensioni che noi utilizziamo normalmente. Che differenza c'è tra un file nativo? Qua metto Revit, ma potrebbe essere anche Archicad oppure Outline, tra un file nativo e un file IFC e che utilizzo viene fatto. Allora, il file nativo serve per fare la progettazione, modifica, stesura e tutto il resto. L'IFC serve per condividere, come dicevo prima, con tutti i tecnici che utilizzano la stessa tipologia di software. Quindi, come abbiamo detto prima, abbiamo visto soprattutto nella parte di sharing. Eccolo qua. Quindi, questo ripropongo la slide di prima, ho aggiunto il file IFC perché nel 90% dei casi è proprio questo che viene utilizzato nel fare poi tutte le operazioni di analisi prestazionali strutturali che vengono svolte normalmente durante il wash sharing. Che differenza c'è tra una famiglia RFA o un file RVT e un file IFC? Innanzitutto, il file RVT, un file di sistema o RFA famiglia, è parametrico, si porta con sé tutta la parte intelligente degli oggetti, si porta dentro e c'è tutte le proprietà. Il file IFC no, nel senso in cui non è parametrico assolutamente. Quindi, se io mi vado a scaricare una finestra e penso che mi buchi il muro con un file IFC, non lo farà mai, non è parametrica, quindi quella è la misura, quella mi tengo. E non è assolutamente porta con sé gli oggetti intelligenti. Quindi succede che l'IFC per il 90% serve a fare ai progettisti normalmente, no? Però quando io vado su un portale e ho Archicad e non trovo il file nativo, scarico l'IFC di un serramento, sono due le cose. Capisco immediatamente che non me ne faccio nulla, oppure quelli più bravi hanno imparato a scompattarlo. E diciamo, perdendoci un pochino di tempo, riescono a farlo diventare parametrico utilizzando la stessa geometria che l'IFC gli mette a disposizione e quindi essere utilizzato nella maniera corretta anche con gli altri software come Archicad, Alpen o MicroStation. Vale, quando parlavo di connettori intelligenti, parlavo per esempio da parte, non so, rubinetto. Rubinetto, se è stato modellato bene dal produttore, si porta con sé, oltre che la geometria, oltre che la parametria, si porta dietro anche quelli che sono i connettori, cioè gli indica immediatamente all'impiantista che si arriva lì con un pipe qual è l'acqua calda e qual è l'acqua fredda. Questo sarà molto utile per generare in maniera molto più efficiente, dinamica e rapida i calcoli, per esempio, di carico o diciamo di potenza se si tratta di energia elettrica o comunque di consumo. Quindi avere l'intelligenza sull'oggetto BIM è di fondamentale importanza. E questo è il vantaggio che la maggior parte dei produttori ci offrono quando rilasciano sui propri portali o tramite portali come BIM & Co. o BIMRED i loro prodotti. Quindi sono oggetti di questo genere, testatigrafie, dove trovo all'interno praticamente tutti i dati di scheda tecnica a portata di mano, a portata di un clic, che normalmente si trovano all'interno di un PDF. Vi ho detto prima che nessun software ha mai portato all'interno gli oggetti BIM realmente reperibili sul mercato,
e mai lo farà. Quindi non aspettiamoci di trovarci mai degli oggetti veramente certificati e reperibili sul mercato. All'interno di questi software 3D troviamo degli standardizzati, ma che di cui prima di tutto non abbiamo la garanzia che sono certificati, ma soprattutto non sono nemmeno normati. Quindi da questo punto di vista vediamo che molte aziende hanno iniziato a rendere disponibili i loro oggetti BIM con la prova che siano certificati e anche normati. Ricordiamoci sempre che noi siamo chiamati a fare riferimento a una norma, ci inoltriamo in un progetto BIM, quindi è ovvio che l'oggetto che poi vado ad utilizzare deve essere normato anch'esso. Qui vediamo alcune aziende in che maniera offrono e rendono disponibili i suoi prodotti, proprio per dare questa opportunità ai progettisti di avere la certezza, prima di non ridisegnarsi l'ex novo, ma soprattutto quello che vanno a scaricare esiste, c'è veramente ed è certificato. Esistono vari portali oggi dove possiamo scaricare portali mondiali, oggetti BIM, ce ne sono veramente tantissimi. Noi abbiamo una partnership con BIM Coma, quelli che vedete sono quelli diciamo che vanno per la maggiore. Sono portali che, previa registrazione, mi danno la possibilità di scaricare veramente svariate tipologie di oggetti BIM, di poterli anche visualizzare prima di averli scaricati, di fare anche dei test prima di scaricare l'oggetto stesso e tramite delle app che sono gratuite all'interno di questi portali, inserirli direttamente all'interno in questo caso di Revit o di Archicad o di Alper. Ecco, vediamo che poi nel momento in cui vado a inserirli questi oggetti si portano con sé anche la normativa dell'elemento stesso, dell'oggetto stesso, di cui è cura normalmente del produttore quello di andare appunto a verificare e far sì che siano normati secondo le normative nazionali e normative internazionali. Un vantaggio che offre l'oggetto BIM scaricato presente da BIM & Co. è enorme, perché per esempio quanto tempo intercorre da un esame di fattibilità a un incarico? In Italia la vita, diciamo, il periodo temporale più o meno un anno e mezzo. Quindi il progettista è chiamato, una volta preso l'incarico dopo un anno, rifare il giro delle 10.000 chiese e verificare se quell'oggetto che ha utilizzato nell'esame di fattibilità, quella componente, esiste ancora, ha lo stesso prezzo, ha subito delle variazioni, eccetera. Bene, utilizzare per esempio portali come BIM & Co. succede che se viene cambiato comunque qualcosa dell'oggetto, della componente utilizzata, il sistema vada a mandare un warning a tutti i progettisti di tutto il pianeta che hanno utilizzato questo oggetto, glielo illumina in maniera diversa e gli dice: guarda, torna sul portale, come in questo caso sono delle canali, come potete vedere, perché quell'oggetto comunque è cambiato e variato qualcosa. Veramente un guadagno di tempo inestimabile nella gestione del ciclo di vita del progetto stesso. Quando venne, e sto per concludere il mio intervento, il mandate, quindi venne introdotto il decreto Baratono nel 2019, ci si accorse subito però che mancava una parte importante, cioè un portale non commerciale ma tecnico che garantisse ai progettisti di fare delle ricerche non tanto per brand o per marca, ma per tipologia, quindi per caratteristica tecnica del prodotto. Viene fatto un bando di Horizon 2020, quindi con fondi europei. Questo bando lo vinciamo noi come One Team insieme al Politecnico e Tre Sparze. E cosa siamo stati chiamati a sviluppare? Un portale molto simile agli altri, ma con la differenza che dà prima di tutto la possibilità di fare delle ricerche da parte di chi lo utilizza per caratteristiche di prodotto, come richiede la norma. E seconda cosa, mi dà la garanzia veramente che sia l'oggetto che vado a scaricare è normato. Quindi anche qui, per chi vuole, binred.it può andarci tranquillamente, iniziare a scaricare degli oggetti e fare delle proprie valutazioni. Oltretutto, questo portale qui rispetto agli altri mi dà la possibilità anche di scaricare il load on demand, cioè chiedo il load 100 e il load 400 e lui automaticamente mi dà disponibile in download il livello di dettaglio richiesto. Allora, come vi ho detto prima, cambia il modo di presentare i propri progetti. È cambiato con questo grazie alla tecnologia, grazie a tutto quello che ci mette a disposizione, appunto la digital transformation. Ma vi voglio tenere un attimino sulle spine,
e farvelo vedere dopo l'intervento dell'amico Massimo Fumegatti, e farvi vedere esattamente un esempio di presentazione e realizzazione di un'opera media sviluppata appunto a Bolzano. Quindi mi piace tenermi un attimino sulle spine, ve lo faccio vedere dopo nell'affrontare anche il discorso dello SCOR, e lascio volentieri la parola all'architetto Massimo Cunegatti di Soprema per portare un pochino a terra, andare un pochino più nello specifico di quali vantaggi offre, per esempio, un'azienda produttore leader mondiale per quello che riguarda l'isolamento termico-acustico e le membrane. Prego. Grazie Claudio. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Cunegatti, sono direttore tecnico di Soprema. Soprema, come diceva appunto poco fa Claudio, è un'azienda che di origine francese, quindi un'azienda francese che si occupa di produzione di materiali da costruzione. Il mio compito di oggi è di accompagnarvi un po' in questo percorso per farvi un po' entrare innanzitutto in quello che noi siamo, farvi capire chi siamo, cosa facciamo, magari anche attraverso qualche referenza, darvi un quadro normativo dell'ambito in cui operiamo e poi avviarvi, diciamo, introdurvi a quello che è stato il nostro progetto BIM legato, visto da un punto di vista, come diceva appunto Claudio poco fa, da un punto di vista di un produttore. Quindi qualcuno che deve fornire poi a un progettista un oggetto, diciamo, da inserire all'interno del proprio progetto. Quindi gli argomenti che tratteremo oggi, appunto, sono innanzitutto chi siamo, cosa facciamo, affronteremo qualche referenza. Ci occuperemo appunto di illustrarvi qualche cenno normativo su questo tema, diciamo, riguardante le coperture, che è un tema non spesso trattato anche a livello, se vogliamo, universitario, ma in generale poco conosciuto. Dal prodotto andremo poi al sistema e poi al sistema come oggetto BIM. È una chiacchierata che durerà una cinquantina di minuti e poi alla fine ci sarà un video presentato dalla collega Emma Giambalvo che vi illustrerà proprio fisicamente come inserire alcuni oggetti BIM all'interno di un progetto. Il gruppo Soprema è un gruppo, come dicevo prima, di origine francese, con sede a Strasburgo. È una grande azienda che ha un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro consolidato nel 2021. Circa 10.000 impiegati nel mondo e più di 100 impianti produttivi. Abbiamo più di 100 filiali, infatti noi lavoriamo molto con filiali estere e più di 4.000 distributori. Per quanto riguarda la parte tecnica, abbiamo 22 centri di formazione in 8 paesi e numerosi centri di ricerca, 17 di cui almeno 2 in Italia. Che si occupano appunto di trovare nuove soluzioni e sviluppare, diciamo, nuovi prodotti. Abbiamo anche delle aziende che si occupano dell'installazione, questo soprattutto in Francia. Come dicevo prima, l'azienda Soprema in Italia, appunto, si chiama Soprema Italia. Soprema Italia, Soprema SRL, è un'azienda che nasce in realtà da un'azienda italiana precedente che è la FLAG SPA, che è un'azienda fondata nel 1963 nell'ambito della produzione, operava nell'ambito opera poi, se vogliamo, nell'ambito della produzione di membrane sintetiche per impermeabilizzazione. Nel 2007 è stata acquisita da Soprema, dall'azienda francese. Dopodiché, piano piano, questa azienda ha iniziato a allargarsi, acquisendo altri impianti in Italia che producono altre tipologie di prodotto, come Sirap Insulation, probabilmente l'avete già sentita nominare, come prodotti, produttrice diciamo di isolanti in polistirene espanso ed estruso. Poi nel 2016, essendo comunque Soprema un'azienda di origine che come core business iniziale aveva la produzione di membrane bituminose, è stata praticamente colei che ha inventato nel 1906 la membrana bituminosa, ha acquisito in Italia un'azienda storica, Novaglass, che è entrata nel 2016 nel gruppo Soprema, quindi avviandoci anche alla vendita, alla produzione e vendita di membrane bituminose anche in Italia attraverso questa azienda storica.
Nel 2017, successivamente, le tre aziende sono state fuse in una, quindi creando Suprema SRL, quindi, e poi le acquisizioni non si sono fermate. Infatti, nel 2021 abbiamo acquisito altre aziende nel settore dell'isolamento termico, come la Polidecor, nel sud Italia, che produce polistirene espanso, e Five, che è un'azienda con due sedi produttive, una a Bibbiano e una a Ravondidoglia, che produce XPS, quindi, e PIR, poliuretano, quindi poliuretano e PIR. Come vedete, il baricentro dell'azienda si è spostato nel tempo dall'impermeabilizzazione all'isolamento termico, e in effetti negli ultimi tempi i prodotti molto caldi sul mercato sono stati proprio quelli dell'isolamento termico, non ultimo chiaramente per il fatto del 110% che ha dato grande impulso al discorso delle facciate, degli investimenti in facciate. Quindi Suprema Italia, quindi ha 6 stabilimenti produttivi, 3 centri di ricerca e sviluppo e una scuola di formazione per applicatori e numerosi progettisti con cui collaboriamo ormai da decenni, perché direttamente o indirettamente, diciamo scegliendoli senza nostro diretto apporto, selezionano i nostri prodotti. I campi, diciamo, principali quindi sono membrane impermeabili sintetiche, membrane impermeabili bitume polimero, isolanti termici ed acustici ed impermeabilizzanti liquidi. Gli impianti produttivi sono, come vedete, sparsi un po' in tutta Italia. Qui ci sono appunto evidenziati in blu quelli relativi all'isolamento termico, con gli stabilimenti di Verona Nuova e di San Vito al Tagliamento di XPS ed EPS, di Frigento con l'EPS, a Chignolo d'Isola, vicino a Bergamo, è la sede produttiva storica delle membrane in TPO e in PVC, quindi membrane sintetiche. A Villa Santo Stefano, vicino a Roma, vicino a Frosinone, produciamo membrane sintetiche in PVC, soprattutto per rivestimenti per piscine. E a Salgareda, infine, abbiamo la produzione di membrane bitume polimero, quindi la sede storica della Nova Glas, l'area, diciamo, il Triveneto storicamente legata alla produzione di membrane bituminose. Se entriamo nel dettaglio dei prodotti della gamma Suprema, abbiamo quindi prodotti, come dicevamo prima, prodotti liquidi che possono essere identificati con impermeabilizzanti. Abbiamo una gamma di impermeabilizzanti in poliuretanici, resine poliuretaniche, resine in PMMA e resine acriliche. Ma anche abbiamo una gamma di sigillanti, vari tipi di sigillanti, appunto sigillanti siliconici, sigillanti MS polimero o sigillanti poliuretanici, colle, adesivi. Le colle e adesivi sono legate normalmente all'applicazione di sistemi di impermeabilizzazione, quindi per incollare isolanti o membrane, e coating, che sono prodotti per rivestimento, soprattutto per attività di finitura o di manutenzione anche di membrane. Sintetiche in PVC, classiche polivinilcloruro, le storiche membrane in polivinilcloruro, o in TPO, che sono, diciamo, più recenti sul mercato. In realtà vengono prodotte da noi industrialmente dal 2000, e sono abbastanza note, diciamo, nell'ambito anche della progettazione. Ma le più famose, diciamo, storicamente in Italia sono membrane bituminose, quindi membrane bitume polimero e membrane bitume elastomero. Le prime sono più comunemente conosciute come APP e le seconde come SBS, quindi membrane, diciamo, elastomeriche. Poi abbiamo una vasta gamma, chiaramente, di isolanti, come dicevo, molti di questi prodotti in Italia, alcuni anche che importiamo da nostre aziende, diciamo, europee. Abbiamo prodotti appunto in XPS, in EPS, quindi polistirene espanso anche nella versione grafitata oltre che bianca, in PIR e in PUR, polisocianurato o poliuretano con vari tipi di rivestimenti e quindi di prestazioni, pannelli in legno-cemento, ma anche pannelli in fibra di legno e elementi, diciamo, per anticalpestio e sottopavimento, quindi per isolamento acustico. Allora, ecco qua. Ecco, in quali ambiti operiamo?
Siamo presenti in un po' in tutti gli ambiti, quindi come potete vedere qui abbiamo campi di applicazione per quanto riguarda l'edilizia residenziale, l'edilizia appunto terziaria. Il grosso del nostro mercato sono gli edifici industriali, le logistiche, centri commerciali. Abbiamo poi un mercato di nicchia legato alle piscine, rivestimenti liner per piscine, e poi un mercato invece molto importante in Italia e all'estero legato ad infrastrutture, quindi genio civile e opere idrauliche. Entrando nel dettaglio delle applicazioni, quindi possiamo vedere come le coperture, quindi i sistemi di copertura che proponiamo sono sia sistemi di copertura piani, diciamo classici, con membrane in PVC o membrane in TPO. Abbiamo anche dei sistemi per coperture architettoniche, quindi più per edilizia, se vogliamo, privata, dove abbiamo una linea copper e silver, che sono prodotti in membrane sintetiche con finitura simile al rame flessibile o all'alluminio flessibile, per conferire una finitura metallica, ma mantenendo i vantaggi delle coperture continue, oppure con finiture superficiali colorate per dare un effetto, diciamo, di tetto, diciamo, metallico, anche se metallico poi fondamentalmente non è. Abbiamo poi opere idrauliche, noi produciamo membrane normalmente utilizzate per bacini idrici, laghetti, vasche di contenimento di acqua potabile, di acqua normale, di acqua, per esempio vasche per vigili del fuoco, e sistemi anche per la protezione di paramenti, di dighe. Questo per dire che andiamo da campi di applicazione molto piccoli a campi di applicazione molto grandi. Le opere interrate sono chiaramente tunnel e fondazioni, e in questo caso proponiamo sistemi in PVC e in TPO con membrane sintetiche che possono essere o semplicemente riparabili con il flag on fill system, ma anche sistemi tipo sistemi vacuum, che sono dei sistemi testabili prima di poter gettare, diciamo, la parte strutturale, e anche poi eventualmente riparabili. Infine abbiamo il campo di applicazione piscine con la linea Suprema Pool di cui vi accennavo precedentemente. Guardiamo qualche referenza, quindi referenze, diciamo, ho preso qualche foto un po' significativa. Questo per esempio è il Coliseo di Medellin, fatto 13 anni fa, una struttura molto leggera, una struttura nella quale uno dei requisiti previsti dall'architetto era chiaramente poter conferire una variazione di colori che si integrasse un po' con l'ambiente su tonalità di verde. Qui è in fase di costruzione, poi mi pare che più avanti c'è una fotografia della struttura terminata. Questo per far capire che in questo caso è stato la membrana sintetica in PVC è stata incollata alla superficie in pannelli di legno fondamentalmente, e ha dato un effetto molto simile, se vogliamo, poi ad una lamiera, mantenendo però la continuità di una membrana impermeabile, di una copertura continua. Come vedete, appunto, la soluzione in questo caso è proprio di una membrana incollata direttamente a una superficie attraverso un adesivo a contatto. Un'altra referenza, per esempio, tra le tante che potremmo citare, è l'aeroporto di Amman in Giordania, poi ho seguito, diciamo, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista cantieristico, il progetto di Norman Foster. In questo caso l'applicazione della membrana impermeabile era al di sotto del rivestimento metallico come protezione ulteriore, ma anche all'interno di tutti i canali che vedete attorno a queste superfici metalliche. È una soluzione evidentemente molto estesa, perché la copertura sono circa 100.000 metri quadrati, che indubbiamente è stata un po' una sfida, anche perché prevedeva una perforazione con un sistema particolare dell'elemento impermeabile con questi elementi metallici che erano previsti per poter sostenere appunto la lamiera. Quindi un lavoro abbastanza impegnativo. Il risultato finale comunque è molto, molto interessante. Andando invece su quelle che sono le soluzioni più semplici, se vogliamo, più normali, tra virgolette, abbiamo qui sulla sinistra la copertura dell'IKEA di San Giorgio Milanese. È una copertura dove è stato scelto a suo tempo, appunto, l'IKEA, ma anche adesso, diciamo, ha selezionato il TPO come prodotto, diciamo, di rivestimento per i propri magazzini, per i propri centri vendita, e in questo caso la copertura, appunto, era molto, molto estesa.
Questa è una fase, diciamo, finale prima che venisse poi installato successivamente un impianto fotovoltaico. Come vedete, in questo caso si parla di una copertura piana, una copertura appunto dove la membrana in questo caso è a vista ed è fissata meccanicamente a supporto su un isolante che era un isolante in polisocianurato, in PIR in questo caso. Sulla destra invece, completamente differente, una copertura realizzata con una membrana in PVC incollata con dei profili piramidali estetici. Questo siamo in UK dove si usa molto questo tipo di copertura che ha un effetto color piombo. Costa meno evidentemente del piombo, dà una garanzia di impermeabilità continua e come potete vedere dà un effetto finale molto simile ad una lamiera diciamo graffata. Ma andando su opere completamente diverse, abbiamo opere idrauliche, qui in alto vediamo sulla sinistra per esempio un'opera realizzata, un bacino di contenimento idrico realizzato con del TPO, delle polioelefine flessibili, verde chiaro, è destinato poi la membrana in questo caso a rimanere a vista, quindi non era coperta, quindi un invaso, diciamo, è un'applicazione abbastanza frequente. Sulla destra invece, nel bacino Spinetta Ceraso, vedete invece un'applicazione che poi sarebbe stata successivamente, doveva essere, è stata poi successivamente coperta da un getto e completamente zavorrata, perché questa è una membrana che non resiste agli UV e quindi andava poi protetta, ma garantendo comunque l'impermeabilità. E infine sotto un bacino di innevamento artificiale fatto in Francia. Diciamo che questa è un'applicazione dei bacini artificiali molto utilizzata in passato, soprattutto in concomitanza con eventi come Olimpiadi invernali, se ne sono fatti parecchi. Ovviamente poi a distanza, successivamente, un mercato diciamo che non è più andato avanti, però se ne sono fatti molti in quel periodo, ogni tanto se ne fa ancora qualcuno. Un'altra applicazione di quelle che vi ho elencato all'inizio, importante, giusto per darvi una panoramica generale, è quella di opere interrate. In alto a sinistra è l'aeroporto internazionale di Dubai, realizzato circa 20 anni fa, è una superficie di circa 500.000 metri quadrati, una scatola di 500.000 metri quadrati di impronta, rivestita completamente con una membrana sintetica in PVC immersa all'interno di falda acquifera, perché Dubai chiaramente a una certa profondità c'è un'importante falda acquifera che dà una spinta verso l'alto. Infatti, in questo caso c'erano i pali di fondazione che vedete, sono dei pali dei tiranti fondamentalmente che servivano a tenere ancorata la scatola, diciamo, al fondo. Con una tecnica particolare, poi questi pali sono stati collegati alla membrana impermeabile per impedire appunto che ci fosse un passaggio di acqua nei punti di congiunzione. Progetto diciamo abbastanza complesso. Sotto invece vedete una realizzazione in un tunnel, è una classica applicazione diciamo in tunnel di una membrana sintetica in PVC. Il tunnel normalmente viene scavato con varie tecniche, può essere diciamo scavato per esplosione, per scavo, per normale diciamo per demolizione delle parti in pietra. Comunque alla fine una volta che viene scavato mano a mano viene rivestito con uno spritz beton e su questo spritz beton viene steso un elemento di regolarizzazione su cui poi attraverso dei bottoni viene posizionata fissata una membrana impermeabile in PVC termosaldata l'una all'altra e poi come vedete in questo caso si crea quindi un elemento impermeabile unico. E in fondo poi c'è il cassero che avanza e fa dei getti di conci di circa 12 metri a completamento, dei conci che possono avere uno spessore variabile fino anche a vari centimetri, se non quasi un metro in alcuni casi, o anche di più. Sulla destra, infine, un pozzo della metropolitana di Londra, un pozzo di servizio, di areazione, realizzato appunto anche in questo caso rivestito con membrana in PVC e successivamente poi è stato rivestito con un getto di calcestruzzo. Come vedete, in tutti questi casi le membrane sono fornite in fogli e vengono tra di loro termosaldate. C'è un'applicazione e la termosaldatura viene fatta in opera con particolari saldatrici a caldo, quindi ad aria calda, per costituire così, partendo da fogli, diciamo da 2 metri per 20 metri, 2 metri 10 per 20 metri, ad arrivare ad avere una superficie unitaria completamente a tenuta idraulica. Infine, l'ultima applicazione, forse diciamo esteticamente chiaramente quella più interessante, quella legata alle piscine, quindi con un liner in PVC che viene utilizzato largamente per piscine private e anche qualche piscina pubblica,
acquaparchi, per esempio, vedete l'effetto diverso di una piscina con un rivestimento nero a sinistra, con un senso di profondità molto importante rispetto a una piscina, per esempio, con un rivestimento bianco sulla destra. Questo è un PVC bianco, in parte anche un PVC azzurro, che dà chiaramente un effetto completamente diverso appunto all'acqua che contiene. Diciamo che noi abbiamo una gamma di colori molto ampia e diciamo ci si può anche sbizzarrire nel trovare il colore più idoneo al progetto specifico. Quindi ti ritengo che sia molto importante appunto fare questa panoramica per capire poi quali sono fondamentalmente i prodotti che noi, le gamme di prodotti che noi produciamo e i vari campi di applicazione. Nel particolare però adesso ci concentriamo sulla parte coperture per entrare sempre più nel merito di quello che è il discorso legato ai prodotti e ai sistemi e per poi avvicinarci alla fine al discorso legato al BIM. Ecco, entriamo quindi nel concetto di sistema di copertura, quindi abbiamo visto i prodotti, abbiamo visto gli elementi, alcuni elementi che noi produciamo che costituiscono il sistema di copertura, il sistema impermeabile di copertura. Adesso ci avviamo in quello che è invece nello specifico, alle definizioni, cosa intendiamo per sistema di copertura. Sistema di copertura, innanzitutto prendiamo alcune definizioni da normativa, per esempio la 11540, che è la norma legata alla manutenzione di coperture continue, definisce il sistema di copertura come l'insieme costituito da tutti gli elementi o strati primari e complementari costituenti la copertura. Quindi è un insieme, chiaramente, di elementi. Ma quello che è importante è la definizione, ritengo, di sistema impermeabile di copertura, che si trova invece nella 13956, la EN 13956, quindi norma europea, che è la norma per la marcatura C delle membrane di impermeabilizzazione sintetiche, che dà una definizione importante perché dice che il sistema impermeabile di copertura è l'insieme di componenti per l'impermeabilizzazione del tetto nella loro forma applicata e congiunta, che ha determinate prestazioni caratteristiche da valutare nel suo insieme. L'importanza è proprio questo, da valutare nel suo insieme, perché ci sono caratteristiche importantissime dei sistemi di copertura, come la resistenza al vento o per esempio la resistenza al fuoco dall'esterno, molto, diciamo, un tema molto caldo in questo momento per vari aspetti che poi vi accennerò. Indubbiamente è importante che questa è una caratteristica di sistema e non di prodotto singolo. E tutti gli elementi che lo compongono, che compongono il sistema, influiscono, diciamo, in quella che è la prestazione finale. Poi c'è il concetto, nella stessa norma, di impermeabilizzazione, che è sostanzialmente l'azione per prevenire il passaggio dell'acqua da un piano all'altro. Il piano può essere orizzontale, può essere verticale, per esempio un muro di contenimento di una fondazione, ma l'importante è proprio che l'impermeabilizzazione fa da barriera, è una barriera al passaggio dell'acqua. Passando invece al concetto di durabilità, quindi un sistema chiaramente deve avere una sua durabilità, è un concetto che si sente spesso, diciamo, nominare ed è un concetto base del prossimo regolamento di prodotti da costruzione, che è in fase di definizione a livello europeo. La durabilità è la capacità di un edificio o delle sue parti di svolgere le funzioni richieste durante un periodo di tempo specificato sotto l'influenza degli agenti previsti in esercizio. Questa è una delle definizioni, se ne possono trovare altre, e questa è riportata nella 11156, parte prima, della UNI. A sinistra vedete la foto del collisione degli infinito, quello che prima abbiamo visto in fase di realizzazione, giusto per darvi questa informazione. Andando nello specifico dell'elemento di tenuta e della definizione dell'elemento di tenuta, più ancora nello specifico del concetto generale di impermeabilizzazione, l'elemento di tenuta è l'elemento realizzato in uno o più strati, ricordiamo che le guaine bituminose spesso vengono posate in due strati, avente la funzione di conferire alla copertura una prefissata impermeabilità all'acqua meteorica, resistendo alle previste sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dal liquido. Quindi questa è un'altra definizione presente nella 11540 della UNI, che è, come vedete, ricca di definizioni.
però diciamo è una norma sicuramente ricca di definizioni perché poi tutto questo va a influire in quello che è fondamentalmente il contenuto, che è la manutenzione delle coperture. A destra vediamo in questa fase una foto di una nostra realizzazione con una membrana in TPO sulla quella che era uno dei padiglioni dell'Expo, diciamo, di Milano del 2015. Quindi vediamo che è importante, per quanto ci riguarda, passare da un concetto di prodotto a un concetto di sistema. Questo per avvicinarci a quello che poi è il tema della discussione di oggi, fatta anche precedentemente da Claudio, legata proprio ai sistemi BIM che noi appunto proponiamo per i progettisti. Quindi per noi è importante sposare, quindi spingere un approccio di sistema nel quale appunto abbiamo il sistema di tenuta, quindi che è l'insieme costituito dall'elemento di tenuta e dagli elementi estratti accessori e complementari che concorrono nella tenuta idraulica della copertura stessa, sempre secondo la UNI 11540. Ora vi faccio un breve quadro che diciamo che ci sono tantissime norme riguardanti le coperture, la progettazione dei sistemi di copertura e noi utilizziamo quotidianamente appunto per fare le nostre proposte ai progettisti, proposte che poi si concretizzano negli oggetti che noi proponiamo, diciamo, sui nostri siti. Qui c'è un riassunto di quelle che sono, ritengo, le norme più utilizzate, più recenti, più, diciamo, quindi aggiornate, alle quali poi ho anche lavorato personalmente nell'ambito della Commissione UNI, e che adesso vi elenco brevemente. Una è la UNI 8178 parte 2, che è intitolata Analisi degli elementi estratti funzionali delle coperture contigue e indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tecnologiche. Quindi questa è una norma fondamentalmente che identifica quali sono gli strati funzionali, gli elementi funzionali di una copertura continua, barre da vapore, isolamento termico, tutti quelli che possono essere utilizzati o utilizzabili appunto, e definisce come poterli comporre in maniera corretta e quali sono le sequenze corrette di composizione. Quindi è una norma, diciamo, molto utile sicuramente al progettista per fare delle valutazioni sulla correttezza degli strati applicati in un sistema impermeabile di copertura. Poi abbiamo la 11 UNI 11345. Questa è una norma che si intitola Attività di controllo per le fasi di progetto, esecuzione e gestione di coperture. La 8178 parte 2 è una norma abbastanza recente. La 11345 è una norma realizzata parecchi anni fa, ma ritengo ancora sicuramente molto attuale. È molto interessante perché definisce bene i vari ruoli all'interno di un progetto di un'impermeabilizzazione, di un sistema di copertura impermeabile, di chi sono i vari soggetti, quindi l'impresa costruttrice, il direttore lavori, il progettista, l'impresa specializzata e il produttore dei materiali e definire quali sono le varie responsabilità nelle varie fasi, dal progetto alla realizzazione, all'esecuzione e anche alla manutenzione successiva, quindi alla gestione, anche se poi c'è un'altra norma che vi dirò sulla parte manutentiva. Quindi una norma molto importante, diciamo, per definire chi fa cosa e cosa deve fare, appunto. Poi c'è la 11540, già citata abbondantemente precedentemente, che è la linea guida per la redazione e corretta attuazione del piano di manutenzione di coperture continue realizzate con membrane flessibili per impermeabilizzazione. Questa sostanzialmente è una norma molto corposa e interessante, divisa in due parti, diciamo, dove c'è la parte per le membrane bituminose e la parte per le membrane sintetiche, dove vengono definiti proprio attività manutentive, proprio attività specifiche, quindi cosa fare, quando farlo, con quale cadenza su coperture, ai fini di fare una corretta manutenzione, e quindi diventa un punto di riferimento essenziale per la realizzazione, per la redazione dei manuali di manutenzione ed uso delle coperture continue. Ricordo che nella nuova versione dei CAM uscita recentemente, che entrerà in vigore dal 5 di dicembre, viene specificato questo come criterio premiante, diciamo, il fatto di fornire, è importante dare indicazioni sulla manutenzione dei prodotti da costruzione, quindi delle varie soluzioni che vengono proposte. Quindi sicuramente molto importante.
Poi abbiamo la 11442, UNI 11442, che parla, sono criteri per il progetto e l'esecuzione di coperture continue resistenza al vento, è una norma che definisce, dà delle indicazioni di base per progettare le coperture continue contro l'azione del vento, quindi per valutare l'azione del vento. Si parla di sistemi zavorrati, di sistemi fissati meccanicamente, di sistemi diciamo incollati e dei criteri da adottare per progettarne la resistenza al vento. Quindi una norma sicuramente progettuale molto importante. Infine volevo citare la 11235, la 11235, che è meno citata, ma non meno importante, anzi è molto importante per alcuni ambiti, perché riguarda proprio le istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di copertura verde. Quindi racchiude tutte le informazioni legate a come progettare correttamente una copertura verde. Ci sono molte indicazioni, ma non tantissime, sulla parte di impermeabilizzazione, perché la parte prevalente è la parte chiaramente di progettazione della parte superiore a verde, e quindi substrati, parte a verde, eccetera. Quindi questa è sicuramente una norma fondamentale per chi progetta tetti verdi. Quindi, tornando alle nostre soluzioni di sistema, le nostre soluzioni di sistema Soprema sono basate quindi su sistemi progettati secondo le normative in vigore legate alla progettazione, quindi il quadro legislativo nazionale quale riferimento primario, evidentemente. Ci sono degli elementi legislativi che poi qualcuno ve lo citerò, quindi non ce ne sono moltissimi, alcuni sono molto puntuali, importanti. Il quadro normativo nazionale ed internazionale, le linee guida promosse da associazioni professionali o industriali, quindi per esempio abbiamo il codice di pratica dell'IGLAE, che è l'Istituto per la Garanzia dei Lavori a Fine Edilizia, che è un'associazione che l'IGLAE racchiude, dove ci sono associati alcuni impermeabilizzatori, ma c'è anche la guida SIMP alla progettazione. La SIMP è un'associazione di impermeabilizzatori, diciamo, di più recente formazione, molto dinamica anche nelle attività con progettisti e con le varie attività normative. E infine le linee guida Soprema, che sono, ricordo, a tutti gli effetti delle linee guida, sono a tutti gli effetti da considerarsi stato dell'arte, in quanto sono linee guida fornite da un produttore sui propri prodotti, quando chiaramente riferite ai propri prodotti. Poi sono anche sistemi posati prevedendo l'impiego di manodopera specializzata. Ricordo che esiste una norma, la 11333, parte 1, 2 e 3, che prevede appunto la metodi di valutazione, di esame per la formazione di posatori di membrane bituminose o di membrane sintetiche. È una norma appunto molto, molto in voga, molto importante, perché dà il famoso patentino per la posa in opera, e attualmente anch'essa è stata citata tra i criteri premiati della nuova versione di CAM, tra le altre, le varie norme di formazione dei posatori, tra cui quella per esempio di cappotti, eccetera. Perché? Perché sicuramente avere un patentino significa poter accedere a un criterio premiante CAM, perché indice chiaramente di buona posa in opera. Quindi, veniamo quindi ai nostri diagrammi di posa per quanto riguarda i sistemi, diagrammi di sistemi. Quindi i nostri sistemi per copertura Soprema, riassumendoli, quindi abbiamo parlato di sistemi, siamo arrivati appunto dal prodotto al concetto di sistema ai nostri sistemi, sono divisibili fondamentalmente in tre tipologie. Quindi copertura a vista non accessibile, quindi dove non posso andare sopra se non per fare della manutenzione ordinaria, diciamo straordinaria, quindi possono essere in questo caso le membrane o posate a fissaggio meccanico o posate ad incollaggio, quindi o fissate con dei fissaggi o incollate. Poi abbiamo le coperture zavorrate non accessibili. Queste praticamente sono delle coperture che sono diciamo zavorrate con ghiaia, per esempio, quindi zavorre leggere, zavorre mobili, e tra queste ci possono essere appunto anche le coperture con tetto verde estensivo, quindi un tetto verde leggero fatto esclusivamente non per essere utilizzato, ma semplicemente come elemento, diciamo, di finitura. Poi abbiamo invece le coperture zavorrate accessibili, ovvero coperture che sono a tutti gli effetti accessibili per l'utilizzo,
per l'utilizzo quotidiano, se vogliamo, e possono essere zavorrate con sistemi con pavimentazione mobile oppure sistemi con pavimentazione fissa, quindi pavimentazione mobile, per esempio i classici quadrotti, pavimentazione fissa, quindi un massetto con una piastrellatura al di sopra, sistemi con zavorra fissa carrabile possono essere chiaramente, in questo caso, i classici pavimenti zavorrati. Dove poterci andare parcheggi sopra le coperture, per esempio, dei centri commerciali. Tetto verde intensivo sono, per esempio, tutte quelle situazioni dove ci sono, per esempio, degli strati colturali superiori a 40 centimetri, dove ci si può anche, si possono essere attrezzati questi spazi e resi chiaramente pubblici e pubblicamente utilizzati. Quindi, come vedete, questo è un po' lo schema, diciamo, di come si suddividono i nostri sistemi. Ed è uno schema da noi utilizzato per poi creare tutta una codifica specifica dei sistemi che poi proponiamo come schede di sistema e come oggetti BIM. Entrando nello specifico, appunto, quindi dei vari sistemi, prendiamone per esempio uno. Quindi, per esempio, prendiamo il sistema con zavorra in ghiaia. In questo caso c'è un elemento portante in calcestruzzo, uno strato di controllo del vapore che è il numero 2, l'elemento termoisolante è il numero 3. Uno strato di separazione che è il numero 4, l'elemento di tenuta, il numero 5, ovvero l'impermeabilizzazione, uno strato di protezione filtrante, il numero 6, e uno strato di zavorramento in ghiaia che è il numero 7. Quindi in questo caso vedete, per esempio, nel dettaglio abbiamo innanzitutto lo strato di controllo del vapore, quindi che per definizione è il numero 2, vediamo che l'8178 parte 2 dice che esso è lo strato avente la funzione di ridurre o disattivare la diffusione del vapore all'interno per impedire il fenomeno della condensazione interstiziale. Qui vedete, per esempio, abbiamo due proposte. Una è un semplice foglio di polietilene che noi possiamo mettiamo nelle nostre proposte, che è un polietilene di bassa densità, un LDPE, con un fattore di resistenza al vapore mu di 240.000. Che quindi ha un fattore, diciamo, alto, ma più basso se non andiamo a considerare, per esempio, elementi barriere molto più performanti, come per esempio le barriere d'alluminio. Infatti, il Novalli, per esempio, è una membrana bituminosa utilizzata come elemento di controllo del vapore, e invece in questo caso ha un inserto di alluminio all'interno e in effetti ha un valore di resistenza mu di 1.700.000, quindi molto molto più elevato. Spesso viene utilizzato a Novalì come elemento anche fuori acqua, come impermeabilizzazione provvisoria, poi da riutilizzare come barriera da vapore, diciamo, nelle fasi successive di realizzazione del sistema di copertura impermeabile. Vediamo, scusate un attimo, abbiamo un blocco. Ok, perfetto. Grazie. Ecco, proseguendo abbiamo l'elemento termoisolante, che è l'elemento avente la funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura. Questo sempre secondo la definizione della UNICEF data dalla UNI 8178 parte 2. In questo caso abbiamo anche qui varie proposte con varie, diciamo, resistenze a compressione. Quindi, per esempio, partiamo da un Sirapor 150, che è un polistirene espanso classico bianco, potrebbe essere anche eventualmente il mio stile, quello nero, diciamo, grafitato con prestazioni di conduttività termica maggiori, cioè più importanti, più performanti, e marcato CE secondo 13163, che è la norma del polistirolo, dei polistireni, e con una conduttività termica dichiarata di 0,034 e resistenza alla compressione di 150 kPa. In alternativa si può proporre per esempio un Sopra Pir 2 che è un PIR, diciamo, da zavorra con una conduttività termica dichiarata di 0,022 e una resistenza alla compressione di 200 kPa. Infine, che poi è il prodotto più noto, più utilizzato talvolta sugli zavorrati, c'è il Sopra XPS, c'è un XPS, quindi un polistirene espanso estruso a celle chiuse, che ha una conduttività termica dichiarata in base allo spessore che varia da 0,033 a 0,036 con resistenza a compressione di 300 kPa.
Poi abbiamo lo strato di separazione o lo strato di protezione filtrante, che sono degli elementi che vengono interposti, secondo quanto previsto dall'81-78 parte 2, per separare chimicamente le membrane sintetiche, per esempio, dagli isolanti. La membrana in PVC non è compatibile col polistirene, quindi va sempre separata con un tessuto non tessuto, per esempio, o va protetta meccanicamente dagli strati superiori al di sopra. E quindi è importante porre uno strato di protezione filtrante e di protezione meccanica al di sopra. In questo caso, come geotessile, diciamo, di separazione fisica, fisico-chimica, diciamo, al di sotto, si può utilizzare un geotessuto non tessuto di poliestere, in questo caso al 100% di poliestere, oppure per quanto riguarda la parte superiore, ovvero di protezione meccanica, un gel LHT, ovvero un geotessuto non tessuto in polipropilene ad alta tenacità e ad alte prestazioni. Ma raccomando sempre di guardare non soltanto la grammatura dei tessuti, ma anche le prestazioni, perché le prestazioni possono essere molto variabili a seconda di come viene realizzato e delle materie prime utilizzate, in funzione di quello che può essere, a prescindere da quello che può essere il peso al metro quadrato. Poi, infine, abbiamo quello che sono invece l'oggetto di discussione, ovvero le membrane sintetiche, che l'elemento di tenuta, secondo l'81-78 parte 2, è l'elemento avente la funzione di conferire al sistema di copertura, nella sua complessità e di dettaglio geometrico, la tenuta all'acqua meteorica o di irrigazione anche in presenza di battenti definiti, quindi anche in presenza di acqua sulla copertura, di acqua, diciamo, di battente d'acqua. Abbiamo due proposte in questo caso: può essere una membrana in PVC, il nome commerciale Flagon SV, che è una membrana stabilizzata dimensionalmente con velo di vetro e marcata CE secondo la 13956, resistente alla UV. Questa è una membrana con alta stabilità dimensionale che può essere fornita in spessori variabili da 1,5 a 2 mm. Ma abbiamo anche il corrispettivo in TPO, in poliurefine flessibili, diciamo, che denominate TPO o FPO, anch'essa stabilizzata dimensionalmente con un inserto di velo di vetro, resistente alla UV e alle radici con marcatura CE, conforme alla 13956. Posati in questo caso in totale indipendenza, senza alcun fissaggio se non perimetrale. Invece, per esempio, se cambiassimo sistema e quindi passassimo un sistema a fissaggio meccanico, l'elemento di tenuta cambia, perché non deve più essere solo stabile dimensionalmente, ma deve essere resistente meccanicamente. Quindi in questo caso esistono dei prodotti specifici come il Flagon SR, ovvero una membrana rinforzata con rete di poliestere, che può essere fissata quindi meccanicamente avendo un carico rottura e una resistenza all'accelerazione molto importante, grazie alla rete di poliestere, o l'analoga membrana in TPO, il Flagon EPPR, che anch'esso può, resistente agli UV evidentemente, marcato CE, che può essere anch'esso fissato meccanicamente a vista, come abbiamo visto nelle referenze precedenti. Infine, l'ultima possibilità è l'incollaggio, e quindi se non posso zavorrare, non posso fissare, eventualmente si può incollare. E abbiamo anche in questo caso dei prodotti, in questo caso delle membrane in PVC o in TPO accoppiate a tessuto, che possono essere incollate con degli adesivi appositi, come l'adesivo poliuretanico FlexOCLA 89, sul supporto costituito da un isolante termico o direttamente sul supporto cementizio, se fosse necessario. Diciamo che tutti questi elementi poi li troveremo poi all'interno della descrizione di sistemi BIM, che poi andremo a vedere nel dettaglio. Le membrane possono essere incollate solo in presenza, per quanto ci riguarda, di un geotessile non tessuto sul lato inferiore, che permette un corretto aggrappaggio, diciamo, della membrana all'isolante e comunque all'adesivo poliuretanico che vado a posizionare. Tutti i nostri prodotti evidentemente sono certificati secondo le principali certificazioni nazionali e internazionali. Abbiamo evidentemente la marcatura CE con la dichiarazione di prestazione, ma anche marcature estere come la Vitecnic, la TG, Como. Abbiamo l'FM approval su alcuni prodotti specifici, alcuni sistemi specifici, diciamo, di copertura. Il BBA, che è una certificazione inglese, e poi vari test di resistenza al vento e al fuoco esterno secondo CNTS 1187, classici BRUF T2, T3, T4. Abbiamo anche le certificazioni ambientali,
le principali, diciamo, sono chiaramente gli EPD, le Environmental Product Declaration, che sono sempre più utilizzate, sempre più, diciamo, all'ordine del giorno. Noi le abbiamo sia sulla linea roofing ITPO che su quella in PVC, ma abbiamo anche certificati esteri, come chiaramente certificati, abbiamo un Singapore Green Certificate per il green, e per esempio certificazioni nord europee come il Sundaus o il BAST per i contenuti di sostanze pericolose all'interno dei prodotti. Due indicazioni prima di entrare nel dettaglio della parte più specifica del BIM, riguardanti i sistemi speciali. Giusto per ricordarvi che esistono, abbiamo, diciamo, nel nostro diagramma due sistemi speciali spesso utilizzati dai progettisti, che sono sistemi cool roof. Cosa sono i sistemi cool roof? Sono sistemi di copertura in grado di riflettere la radiazione solare e mantenere fresche e cool le superfici esposte ai raggi solari. Dipendono dalle caratteristiche dei materiali utilizzati in copertura, sostanzialmente le membrane impermeabili devono essere appunto di colore riflettente, bianco con elevato SRI, e il materiale isolante deve avere bassa diffusività termica. Quello che è molto importante, noi abbiamo comunque una gamma di prodotti, vedete qui sotto un elenco, con vari SRI variabili fino a essere una media di 100, ben superiore al 100 come indice. Tenete presente che i CAM prevedono 76 come valore minimo di SRI, quindi siamo ben al di sopra dei requisiti CAM, e soprattutto quello che è importante è che il cool roof è importante per due aspetti. Il primo perché abbassa comunque le temperature interne dell'edificio, perché fa uno schermo, riflette, diciamo, quindi la radiazione solare e l'infrarosso, quindi crea sostanzialmente una barriera termica, ma anche ha di per sé la membrana assorbe meno calore, quindi ha tendenzialmente una durabilità più elevata nel tempo. Infine, un accenno per quanto riguarda i sistemi speciali alle prestazioni a fuoco dall'esterno. Avrete probabilmente sentito parlare di prestazioni a fuoco esterno B-Roof T2, T3, T4. Queste sono prestazioni richieste al fuoco esterno su sistemi di copertura fino ad oggi richieste prevalentemente in presenza di impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla circolare dei Vigili del Fuoco del 2012, in uno dei casi previsti. Anche se poi tutto deve essere valutato da un professionista abilitato per la prevenzione incendi. Ora, la regola il 30 marzo 2022 è stata varata praticamente la regola tecnica verticale numero 13, che riguarda le chiusure d'ambito degli edifici civili, e le chiusure d'ambito riguardano sia le chiusure verticali che le chiusure orizzontali, ovvero le coperture. E in questo caso è stato definito un requisito per molto un po' più restrittivo, se vogliamo, o più allargato, se vogliamo, di impiego dei sistemi di roof, non solo più soltanto nei casi di produzione di presenza di impianti fotovoltaici, ma un po' in generale in casi di presenza di impianti di trasformazione dell'energia sulle coperture. Infatti, la nota della regola tecnica verticale 13 dice chiaramente in un paragrafo che quando sulla chiusura d'ambito sono installati impianti di produzione o trasformazione dell'energia, esempio impianti fotovoltaici, impianti di produzione di calore o impianti di condizionamento, bisogna ricorrere ad una soluzione sottostante di copertura che sia almeno B-Roof T2, T3, T4. Vi invito nello specifico comunque a approfondire il tema guardando il decreto 30 marzo 2022. Quindi, entriamo adesso quindi nella parte finale della presentazione con la parte relativa agli oggetti BIM. Questo è il portale della nostra la pagina introduttiva del nostro sito internet, nella quale abbiamo recentemente implementato notevolmente la parte dedicata agli oggetti BIM. Entrando sul sito soprema.it potete quindi accedere direttamente attraverso questa pagina, essere reindirizzati sulla pagina di BIM & Co, nella quale potete visualizzare, come vedremo dopo, successivamente, gli oggetti BIM e poterli scaricare. Qual era l'idea, appunto, dietro questa introduzione di questi oggetti? È fare in modo che tutte le informazioni che abbiamo visto precedentemente, quindi informazioni legate a schede tecniche, informazioni legate a prestazioni, non venissero semplicemente fornite al progettista in maniera disarticolata, in
vari documenti, ma il progetto è quello di fare in modo che il progettista possa assumere, diciamo, questo approccio per sistema per quanto riguarda la soluzione e trovare poi a quel punto dentro al sistema tutte le informazioni. Sulla destra vedete quella che è attualmente la nostra scheda di sistema. È una scheda che racconta di prodotti, racconta di elementi, ma poi alla fine io devo andare a cercare ogni singolo elemento sul mio sito internet, scheda tecnica, DOP, eccetera, e andarmelo a scaricare e andare poi a ricostruirmi la mia documentazione. L'idea che stiamo portando avanti è quella di sposare un po' la linea della digitalizzazione in generale e di rendere, diciamo, più completo il servizio al progettista, è quello proprio di far sì che invece nell'oggetto BIM io posso trovare tutto quello che invece prima andavo a cercare in maniera, diciamo, meno organizzata nel mio sito. Quindi, cosa succede? Abbiamo trasformato innanzitutto quello che è, per esempio, un sistema in adesione, in collaggio, la scheda 2B5, in un oggetto che vedete qui sulla sinistra, tridimensionale, che fa riferimento, chiaramente è una modellizzazione, quindi diciamo graficamente una semplificazione evidentemente, ma dove troviamo tutti gli elementi che compongono la stratigrafia che io trovo qui per esempio sulla destra. Successivamente poi all'interno dell'oggetto BIM io posso però, quindi questo oggetto tridimensionale, come diceva prima Claudio, non è un oggetto fine a se stesso, diciamo che è semplicemente grafico, ma è collegato a tutta una serie di informazioni. Informazioni che sono chiaramente legate a, per esempio, a documentazioni che posso direttamente scaricare collegate all'oggetto BIM, che sono quindi schede tecniche, che sono DOP, che sono voci di capitolato, ma che sono anche, per esempio, certificazioni EPD, che sono, per esempio, certificazioni CAM, nella caso di uso di isolanti, certificati CAM all'interno della stratigrafia. Quindi io all'interno di questo oggetto, come poi si è fatto collegando quando entro per esempio nella pagina di download di BIM & Co, trovo tutte una serie di informazioni che prendono tutti gli elementi che abbiamo visto prima della far parte del sistema e di ognuno mi forniscono una documentazione precisa, specifica, senza dover quindi andare a cercarla altrove. E poi anche per esempio ho altre informazioni come per esempio il catalogo, che è un'altra informazione commerciale, quindi posso anche eventualmente avere accesso a più informazioni legate magari ad altri prodotti della nostra gamma. Infine posso andare nell'oggetto BIM anche a andare a verificare, entrare nello specifico della stratigrafia e elemento per elemento, per esempio in questo caso il Sirapor EPS 200, che è il nostro isolante in EPS 200 kPa, andare a vedere per esempio tutte le informazioni che sono, per esempio, informazioni di denominazione, informazioni legate a, che ne so, a densità, alla conducibilità termica. Quindi tutto ci sono tutta una serie di informazioni che magari in alcuni casi non sono nemmeno su scheda tecnica, come per esempio appunto talvolta il clore specifico, che sono direttamente inserite all'interno dell'oggetto BIM e direttamente vengono trasportate con la stratigrafia all'interno del progetto. Quindi io ho terminato questa mia presentazione. A questo punto, prima di concludere, c'è un piccolo video di circa 6 minuti che vi introduce la mia collega, l'ingegner Giambalvo, che riguarda proprio come partire poi dall'oggetto e come inserirlo all'interno di un progetto, diciamo una simulazione di progetto. Grazie. Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie Massimo della parola. Io sono Emma Giambalvi, faccio parte del Dipartimento Tecnico di Soprema e ho lavorato allo sviluppo degli oggetti BIM che vi andremo a presentare. Abbiamo deciso di mostrarvi il funzionamento dei nostri oggetti BIM da noi sviluppati attraverso questo video. Nel caso specifico simuleremo l'applicazione di uno dei nostri sistemi sulla copertura di un edificio che è stato modellato con il software Autodesk Revit. All'interno di questo progetto sono presenti, come potete vedere dalle immagini che stanno scorrendo, esclusivamente delle famiglie di tetti di default già presenti all'interno appunto di Revit.
Gli oggetti BIM sviluppati da Soprema possono essere scaricati direttamente dal sito internet www.soprema.it oppure dal portale BIM&Co, di cui è possibile scaricare e installare oltretutto una plugin per Autodesk Revit che vi permette ulteriormente di semplificare e velocizzare le operazioni di caricamento e download del file. All'interno dei cataloghi Soprema che sono stati inseriti in BIM&Co e sviluppati, è possibile trovare una notevole quantità di soluzioni di sistema, sia per membrane sintetiche che per membrane bituminose, e fra di queste selezionare quella che risulta più adatta alle proprie esigenze progettuali. Quindi potete trovare coperture a vista, coperture zavorrate, tetti caldi, tetti freddi e così via. E oltre al modello 3D presente all'interno di BIM&Co, per ciascun oggetto BIM è possibile visionare e scaricare anche schede tecniche, DOP manuali e altre informazioni specifiche, oltre a ritrovarvi le classificazioni dell'oggetto secondo i criteri internazionali più utilizzati in ambito BIM. Una volta scaricato e aperto l'oggetto, come potete vedere, troverete delle solu diverse soluzioni tecniche che sono rappresentate su delle tavole grafiche, e ve le ritroverete all'interno delle famiglie dei tetti di Revit. Una volta, selezionata quella che più, adatta alle vostre esigenze, può essere esportata nel vostro progetto tramite le informazioni che trovate all'interno della tavola stessa. Una volta importate, queste vengono appunto, una volta importato l'oggetto all'interno del vostro progetto, ve lo ritroverete all'interno della famiglia dei tetti di Revit. E sarà possibile quindi procedere all'applicazione della soluzione della stratigrafia a voi più congeniale al vostro progetto. Passando poi al dettaglio delle caratteristiche dell'oggetto, essendo esso un sistema, come appunto abbiamo detto in precedenza, si compone di una serie di materiali preassemblati che vanno a formare la vera e propria stratigrafia del nostro tetto. E contiene al suo interno una serie corposa di link che vi permettono di visionare tutta la documentazione inerente quell'oggetto e quel materiale attualmente presente sul nostro sito, aggiornata, semplicemente tramite un clic che farete all'interno appunto dei link che vi ritroverete all'interno del file Revit. Come potete vedere, ad esempio, in questo caso, stiamo visionando alcuni link, qui vi è la scheda tecnica, ad esempio in questo caso la membrana Flagon SR, che era la membrana sintetica di finitura, piuttosto che in questo caso stiamo per vedere la certificazione EPD sempre della membrana. E tutto questo appunto è caricato all'interno del nostro oggetto. All'interno poi della libreria dei materiali, quindi con un passaggio successivo, entriamo nel merito della stratigrafia nella libreria dei materiali, è possibile poi approfondire tutta una serie di proprietà specifiche di ciascuno dei materiali che compongono la vostra stratigrafia. Potete accedere direttamente alla pagina internet, con la documentazione relativa a quel materiale, piuttosto che verificare le caratteristiche termiche, quindi la sua conducibilità, le caratteristiche fisiche, o semplicemente focalizzarvi anche su quello che è l'aspetto e la resa grafica del vostro oggetto, nel caso in cui questo debba essere poi utilizzato per dei render, piuttosto che delle rappresentazioni 3D. Oltre a quanto appunto stiamo vedendo, quindi adesso nel caso specifico abbiamo visto l'isolante e la membrana all'interno della libreria. Oltre a queste funzionalità del nostro oggetto, un'altra funzionalità davvero molto interessante e importante è quella che ci permette di andare a estrapolare un vero e proprio abaco dei materiali, un computo dei materiali. Questo ci permette di redigere appunto un vero e proprio computo metrico, andando a selezionare quelli che sono i campi di nostro interesse, il programma, oltre che siano l'area, piuttosto che la descrizione del materiale, quello che è il produttore,
Tutto questo viene tradotto dal programma in automatico in una tabella che potrà essere esportata per essere utilizzata in altri software per redigere il vostro computo metrico, oppure semplicemente trasportata all'interno di una tavola di progetto che voi state redigendo proprio direttamente all'interno di Revit. Quindi vi basterà cliccare sul computo, trascinarlo nella tavola e vi ritroverete la vostra tabella pronta. Quindi con questo io ho concluso il mio intervento, la breve descrizione dei nostri oggetti. Passo la parola nuovamente a Claudio che procederà con le ultime cose. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie, grazie mille Emma. Ci avviamo alla conclusione, quindi quanto è importante la collaborazione digitale e virtuale tra il produttore e il progettista. Molti presentando gli oggetti BIM si dimenticano poi di andare ad affrontare e comunque ad arricchire quelle che sono tutti gli aspetti tecnici che ci ha spiegato Massimo del prodotto che loro producono, e a me piace proprio il fatto di poi trasformare nell'arco appunto della presentazione tutto quello che è stato condiviso in ambito virtuale per farlo toccare anche con mano e naturalmente farlo utilizzare. Ci avviciniamo alla fine, vi avevo promesso comunque un piccolo passaggio. Fate conto che io nelle mie aule, su quello che vi presenterò in questo momento, ci passo anche dei giorni, però mi piace così lasciarvi chiudere questo appuntamento con condividendo con voi anche l'aspetto che cambia in fase di presentazione delle vostre idee verso il vostro potenziale committente. Facciamo un rapido passaggio indietro, quindi un salto mortale al primo appuntamento. Ve la ricordate questa slide? Dove appunto diciamo che il professionista ha cambiato il proprio modello di business, il proprio modello di fare, no? È chiamato quindi a guidare la trasformazione digitale sviluppando delle strategie. Questo non significa sviluppando delle strategie solo in ambito tecnico digitale, ma anche in metodo, diciamo andando ad arricchire in maniera molto più attraente la whole proposition. Allora, normalmente quando io ho un approccio con un cliente, cosa faccio? Di norma cerco di capire la situazione, che per me significa il passato, capire soprattutto perché il cliente ha in mente questa nuova idea, questo suo desiderio, e con lui andare ad identificare quali sono poi gli obiettivi che ci poniamo, le risorse coinvolte, ma le risorse intendo dire non tanto le mie, ma le risorse coinvolte all'interno della committenza, e gli effetti che può produrre appunto l'idea che io andrò a proporre. Per questo c'è un metodo che si chiama SCORA, che viene ormai utilizzato da parecchi studi di progettazione o di ingegneria nel proporre le proprie idee, le proprie proposte, quindi chiamo whole proposition, facendo un esercizio molto semplice, no? Andando un attimino a fare una piccola riflessione su quello che io andrò poi a proporre al mio potenziale cliente. E allora si dice che appunto quello che io andrò a proporre deve essere un qualcosa comunque di semplice, di capibile, ma per questo non significa banale. Quindi un occhio attenzione anche al metodo e i contenuti che io vado a esprimere, che siano comunque percepibili, che siano naturalmente allineati ai desideri del cliente, naturalmente sostenibile, ma questo ormai è la linea guida un po' di tutti i progetti che si portano avanti, che sia misurabile, quindi identificare con lui anche un ritorno di investimento, esempio i costumi. Oggi c'è la particolare attenzione, non tanto, cioè rimane la parte, come dicevo prima, la parte estetica, sì, sulla parte funzionale, ma soprattutto sui costi che io vado, che mi si abbattono praticamente mese su mese, anno su anno. Questa è la cosa più importante. Generativa, cioè che non risolve solamente e va incontro ai desideri del cliente, ma crea nuove opportunità che in questo momento il cliente non aveva in mente, ma grazie alla mia idea io posso mettere sul tavolo, ed è un elemento molto ma molto importante.
ecologica. Ecologica significa non tanto sostenibile, ecologica significa che deve essere allineata non solamente a chi ho di fronte, ma preoccuparsi poi quali sono le persone all'interno del team che mi sta, della committenza, che sono partecipi all'operazione. Quindi identificare gli altri decision maker e allinearsi sempre con loro, scoprirli, perché molte volte magari quello con cui parlo non è quello alla fine che decide. Se poi alla fine ho anche la possibilità di mettere sul campo qualcosa di mio, allora ecco che la parte del valore è molto ben accetta, nel senso in cui quando inizio a mettere sul campo anche quelle che sono le mie idee personali, okay, i valori su cui io mi ispiro per proporre le mie offerte, sicuramente il nostro cammino va in discesa. Quindi non abbiamo paura, non abbiamo timore di fare questo tipo di analisi e, ripeto, fare un punto anche sulla parte personale, perché, ripeto, è molto recepita. Se siamo bravi a fare questo esercizio, riusciremo davvero a definire il problema in termini risolutivi. Avremo le capacità sempre di ritornare a quello che è il desiderio del cliente, l'obiettivo, ad aiutare eventualmente, quante volte ci capita, no, questo no, questo no, attenzione, guarda che se tu cambi questo, modifichi questo, stai distorcendo oppure generalizzando l'idea che io ti sto proponendo, ma soprattutto ti aiuta a individuare tutte quelle che sono eventuali altre, piano A, piano B, piano C, quindi tutte le soluzioni possibili. Io condivido con voi adesso un video che raccoglie parte di questi aspetti e mi farebbe piacere alla fine che qualcuno di voi appunto individuasse appunto all'interno del video che vi sto per far vedere questi aspetti che ho appena condiviso con voi. Allora vado a inserire il video che è esterno, guardiamo se mi ricordo bene. Ok, perfetto. Ok, prima che parta ci troviamo di fronte a un intervento di un risanamento, anzi di una riqualifica di una scuola di Bolzano, dove l'idea era quello di farlo diventare una biblioteca, ma soprattutto un luogo di socializzazione. Una volta ascoltate quelli che erano gli obiettivi da parte dell'assessorato ai lavori pubblici, eccetera, della provincia, un team di progettisti e di produttori con pochi soldi, perché il video che vi sto per far vedere è stato realizzato con Revit, con Navisworth, quindi che fa parte della suite di Revit, ma quello che è costato di più, tanto per intendere, è stata la voce dello speaker. Bene, lo condivido con voi e spero che individuiate esattamente a che cosa si sono ispirati le persone che poi, i tecnici che hanno presentato questo video all'assessorato della provincia di Bolzano. La realizzazione dell'intervento del centro bibliotecario presso il complesso scolastico Pascoli Longon di Bolzano si colloca nell'area dell'ex scuola Pascoli. L'area di cantiere verrà delimitata da una recinzione perimetrale che diventerà anche uno spazio informativo in grado di trasmettere le motivazioni del progetto e, periodicamente, i momenti chiave di avanzamento del lavoro.
Il progetto prevede di conservare la zona sud della scuola preesistente, adiacente alla scala di ingresso, preservando la memoria storica ed architettonica dell'edificio esistente. Verranno anche valorizzate le finiture interne ed esterne, restaurando lo stato originale delle finiture dell'edificio degli anni 30 e garantendo comunque all'opera finita elevati standard funzionali e prestazionali. La demolizione è una fase in cui la minimizzazione degli impatti dal cantiere verso l'esterno è di particolare importanza e rappresenta un significativo banco di prova per l'organizzazione del cantiere. L'utilizzo di tecniche di demolizione controllata e di precisione, la scelta di attrezzature specifiche con aspiratori, la combinazione di sistema di nebulizzazione e protezioni antipolvere, la pianificazione delle fasi di demolizione consentono di operare in sicurezza e di mitigare gli impatti verso l'esterno. In preparazione della fase di scavo, vengono messe in sicurezza le zone circostanti mediante palificazioni. In modalità coordinata con la committenza, il cantiere si aprirà all'esterno anche con visite guidate. L'apertura del cantiere alla cittadinanza nasce dall'idea che questo, che sarà luogo di funzione culturale ed informativa, lo sia fin dal momento della sua realizzazione. I sistemi di contrasto con puntoni interni evitano la trasmissione di vibrazioni e iniezioni in zone di altre proprietà. Le pareti chiodate consentono di mettere in sicurezza le zone di scavo in assenza di vibrazioni e, non essendo necessarie lunghe tirantature, non interferiscono con aree esterne alla zona di intervento. Durante l'esecuzione degli scavi, gli orari preferenziali di circolazione, il passaggio dei mezzi attraverso il lavaruote e l'uso di spazzatrice sulla viabilità ordinaria di contorno consentono di mitigare gli impatti sulle zone circostanti. In modalità coordinata con la committenza, il cantiere si aprirà all'esterno anche con visite guidate. L'apertura del cantiere alla cittadinanza nasce dall'idea che questo, che sarà luogo di funzione culturale ed informativa, lo sia fin dal momento della sua realizzazione. Lo scavo sotto l'edificio esistente avviene procedendo con infissione di berlinese di micropali a bordo scavo, realizzazione di soletta di contenimento superiore e scavo progressivo con tecnica top-down. Le strutture del nuovo edificio sono realizzate in cemento armato fino al quarto livello fuori terra. Le opere in elevazione prendono forma rispettando il concetto generale a base di gara. Il progetto definitivo, pertanto, accoglie appieno i caratteri compositivi e progettuali del progetto dell'architetto Meyer Fingerle. Si realizzano piattaforme di lettura aggettanti e cortili interni di diverse dimensioni. Il modello di riferimento è quello di una pila di libri sovrapposti liberamente gli uni sopra gli altri, con grandezze e dimensioni diverse, sporgenze e rientranze, a formare una figura spaziale. Così come i libri sono riempiti con diversi contenuti, nel progetto le tre biblioteche ed i relativi contenuti sono distribuiti sui diversi livelli. La realizzazione dell'opera viene effettuata pianificando ed attuando metodologie gestionali di project management certificate per qualità, sicurezza ed ambiente. Il quarto livello e la copertura vengono realizzate in acciaio, mettendo in opera una importante struttura a sbalzo aggettante anche sopra la copertura della ex scuola Pascoli. Facciate vetrate ad alte prestazioni di isolamento termico ed acustico, unitamente a soluzioni impiantistiche ad elevata efficienza, permettono all'edificio il conseguimento dello standard Casa Clima A,
e l'intercettazione dei rumori provenienti dall'esterno. Le dotazioni impiantistiche e le finiture interne conferiscono agli spazi della biblioteca elevata funzionalità e comfort. Particolare attenzione viene dedicata all'assorbimento acustico e alla qualità dei materiali, selezionati per assicurare anche durevolezza e facilità di manutenzione. Il sistema per il prestito dei libri, la postazione di riconsegna fruibile H24. Mi fermo qui perché qua adesso poi presento la parte di meccanizzazione della cosa. Però quello che ci tenevo proprio a mostrare era quali tipologie di aspetti di quello che vi ho fatto vedere prima, dello score, sono state utilizzate all'interno. Cioè, quando parlo generativa, mi viene in mente quando parlano di luogo di cultura, cioè hanno intenzione di portare degli scolari, ma anche gli stessi cittadini, a fare delle visite guidate. Mi viene in mente il fatto di focalizzarsi sull'aspetto traffico, specialmente dei mezzi pubblici, che non creerà disagio agli abitanti. Ecco. Anche questo è l'aspetto generativo che vi dicevo prima. Quindi oggi con un lot, avete visto, un lot 100, perché saranno intorno a un lot 100-200, quindi con uno sforzo, un effort non tanto rilevante, si è riusciti comunque a entrare nelle corde di chi gestisce i soldi dei cittadini. Quindi dare tutte quelle componenti che lo stesso poi assessore si poteva giocare spiegando loro come sarebbero stati investiti i loro soldi. Questo è molto importante, quindi il BIM mi dà la possibilità non solo di coinvolgere il cliente dall'inizio, ma andare oltre, fare un passo in avanti, andare fino a quello che è l'obiettivo del cliente, della committenza. Bene, quindi ripeto, sono aspetti che se uno vuole può adottare in qualsiasi momento e vi garantisco che avrà dei risultati davvero non pensabili, dei risultati che in qualche maniera si fa fatica oggi come oggi, utilizzando il metodo tradizionale, a poter ottenere. Bene, io adesso termino, vi ricordo sempre che siamo chi volesse contattarmi o al indirizzo mail che vedete proiettato, o altrimenti contattandomi tranquillamente del blog che conduco su LinkedIn, basta cercare appunto Claudio Barluzzi. Ripeto che la società che rappresento è specializzata nell'introduzione del BIM all'interno dei processi di studio di progettazione, alcuni esempi ve l'ho fatti vedere la volta scorsa. Io ringrazio prima di tutto Massimo Cunegatti, l'architetto Massimo Cunegatti Soprema, per il suo contributo e anche quello di Erba. Siamo disponibili per qualche minuto a qualche domanda che ci potete tranquillamente scrivere sulla chat. Nel frattempo vi auguro a tutti una buona serata e vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Grazie ancora. Aspettiamo quindi qualche minuto. Se c'è qualche domanda particolare, siamo ben disposti a rispondere. Vedo un messaggio, spero di no, che un utente non è riuscito a vedere il video. Mi date conferma che il video si è visto, altrimenti comunque in fase di registrazione lo inserirò, perché poi ricordiamoci sempre che sia la parte 1 che la parte 2 sono state registrate e saranno nei prossimi giorni disponibili per andare a riguardarli in qualsiasi momento sul portale X Clima.
dalla regia non mi hanno dato nessun tipo di feedback. Ah, ok, ecco, grazie, ecco, mi rispondo che si vedeva bene, ecco, perfetto, perfetto. Va bene. Allora, non essendoci domande particolari, ribadisco il nostro grazie del vostro tempo per essere con noi per la parte 1 e per la parte 2. Riproporremo questi due appuntamenti il 29 novembre e il 6 dicembre, per chi fosse interessato o qualche amico da segnalare questa tipologia di percorso formativo. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata e ci vediamo sicuramente la prossima volta. Arrivederci, grazie mille. Grazie.